Signori, buonasera. Chiedo ai miei compagni di viaggio di avvicinarsi. E a voi dico benvenuti. Grazie mille a Sagre che sia buona per il 21esimo mese, grazie a Patus 666 che sia buona per il 15esimo. A voi dico benvenuti in questo ultimo episodio dedicato a Silent Hill 2. Io intanto vado subito a entrare nel parcheggio di Silent Hill, sperando che non mi attacchino i mostri, perché voglio fare insieme a voi un recap. No, ma ci siamo. Insieme a voi un recap. Dovremmo essere proprio nel posto giusto. E infatti è così. Vi ricorderete, dobbiamo andare alla Sì. Little Ranch. Ma voglio fare un recap insieme a voi, così che, per esempio, Marco, il nostro amico che è qui con noi stasera, può Buonasera. catchappare con la storia, laddove ovviamente chi avesse già visto il primo episodio può rinfrescarsi la memoria e mi concederete 10 minuti 10, ma lo sapete che il racconto del prodotto fa parte della nostra esperienza, per ragionare su un aspetto che l'ultima volta, a causa anche la stanchezza e l'ora tarda, non abbiamo preso in considerazione. Ah, peraltro ragazzi, vi ringrazio perché siamo a 3329 sub adesso, in questo esatto momento. Quindi abbiamo in realtà in questi giorni superato il record. Andiamo per le 3.400 e bella lì, ragazzi, grazie Facciamo un mille. passo perché era 3.333 in effetti. Ciao ragazzi. Ah, ok, quindi ho. Sì, erano arrivati proprio a Ah, 3.333 ok, quando allora ho eravamo. sbagliato io. Vabbè, comunque uno scartino di 10 sub Sì, sì, all'incirca, sì, sì, sì. ma insomma, grazie ragazzi perché abbiamo anche completato adesso il livello 1 dell'hype train. 3.400 sub non le abbiamo mai fatte, quindi se le dovessimo raggiungere stasera sarebbe fuori di testa. L'altra Top. volta, tra l'altro, avete fatto 500 sub in una sera, Madonna. quindi se succede la stessa cosa oggi facciamo 4K Dei record. pazzi. Dei 3.333 pazzi. come gli anni di Come gli Cristo. anni di Cristo, Esatto. giustamente. Allora, Che ore si sono fatte la volta scorsa? le Le due e 3, sì, mezzo. le 2:30, 3. Siete carichi? Siamo carichissimi, grazie Skywalker. Questa è tra l'altro l'ultima live del 2020 per noi, È quindi vero. bella lì, lo salutiamo così. Ciao Saido, siete l'unica gioia di quest'anno, a parte il sì della mia fidanzata. Beh, allora Oh, dai, che non voglio bello. lodarmi troppo. Grazie al prof Somoia che ci dice sono 15, ricordi un anno fa, stasera ho fatto il toncazzo. Oh Grazie a no. Cagliostro che sia buona per il quarto mese. Bella lì ragazzi. Grazie mille. Allora, intanto siamo già a 700 quasi, ho appena cominciato. Vabbè, grazie. Grazie Super Lollo, grazie mille, buon anno in anticipo, un anno insieme. Allora, cominciamo dal principio. James Sunderland è un vedovo, Sì. sostanzialmente. Ha perso la moglie. Io non vi ringrazio mentre faccio il recap, ma signori, davvero grazie di cuore per le vostre sub. Sono tutte preziosissime e dovessimo anche solo raggiungere i 3.400 sarebbe una grandissima festa, nuovo record del canale nel caso. Non mi ha dato l'inizio della live. Ok, mi dispiace ragazzi se non vi arriva la notifica, purtroppo non possiamo farci nulla, fanno un po' cilecca a volte. Tyler Durden, incredibile nickname, scusami. Ora comincio davvero, Tyler Durden nel cuore proprio, bel nickname, bravo. Allora, James Sunderland è vedovo. Perde la moglie per una brutta malattia, così lui la definisce, 3 anni prima degli eventi narrati in Silent Hill 2. Ciò nonostante, l'uomo riceve una lettera con la grafia, scritta con la grafia della moglie, e che recita: "Vieni a trovarmi nel nostro posto speciale, avevi promesso di riportarmi qui a Silent Hill, ma poi non lo hai mai fatto, io ti sto aspettando qui nel nostro posto speciale." James ha il sentore che si possa trattare di un errore perché diamine sa che sua moglie è morta, ma è talmente disperato, talmente affranto e afflitto dalla perdita della moglie che decide comunque di avventurarsi in questa strana città, piena Ok. di nebbia. Grazie a Polcinski che si abbona per l'undicesimo mese ed eccoci qui ad un mese dall'anno hype per questo finale. Hypissimo anche qui, ragazzi, davvero. Entrando dentro Silent Hill ci rendiamo conto che questa città è popolata da mostri strani. Mostri che hanno le fattezze spesso e volentieri femminili. Quindi abbiamo visto dei mostri che camminano con una camicia di forza e i tacchi, quindi proprio sculettano letteralmente, e addirittura un altro tipo di mostri che sono dei manichini composti da due parti inferiori di corpo, probabilmente femminile. E durante la nostra esplorazione abbiamo incontrato vari personaggi che cercavano cose strane a Silent Hill. Il primo è appunto Angela, una donna alla ricerca di sua madre, nonché colta nell'atto di visitare le tombe del fratello e del padre.
di cercare, perché di cercare, sì. Angela ha degli istinti autolesionisti, noi l'abbiamo colta a un certo punto nell'esplorazione di un interno di Silent Hill, nell'atto quasi di colpirsi, di trafiggersi con un coltello, e dichiara al personaggio James di essere come lui, e quindi di preferire anche lei scappare spesso e volentieri. Scappare è qualcosa che accomuna sia Angela che Eddie, un altro personaggio che incontriamo dentro Silent Hill, che è un ragazzo un po' rotondetto, che scappa da qualcosa che ha compiuto, grazie nonno di Masauro che sia buona per il 10° mese, grazie mille. Lui scappa da qualcosa che ha compiuto, che dovrebbe aver coinvolto a quanto pare anche la polizia. Ciò nonostante, Eddie non si sente di aver compiuto nulla di sbagliato, ma allo stesso tempo sa che non può essere compreso quello che ha fatto. Questi sono i commenti che Eddie fa tra sé e sé. Poi abbiamo Laura, una bambina, che sembra darci del filo da torcere, e addirittura ad un certo punto ci chiude anche dentro una stanza, lasciandoci alla mercé di alcuni mostri, ed è una bambina che conosce il nome di nostra moglie, che dice di averla conosciuta un anno prima, anche se di fatto vi ho già rammentato come in realtà la moglie di James sia morta 3 anni fa, quindi James ovviamente non capisce come sia possibile che questa Laura, questa bimba, conosca la moglie avendola incontrata un anno fa, ma la cosa ovviamente gli dà speranza, gli fa credere che allora possa effettivamente trovare sua moglie qui dentro. Poi conosciamo anche il Piramide Testa, purtroppo, che è questo mostro, questo in realtà figuro dalle sembianze antropomorfe, che fa sesso con i vari manichini che abbiamo visto, che abbiamo citato adesso, e in più ci insegue con una bella lancia dopo e prima un coltellazzo di queste dimensioni, no, non è vero, di queste dimensioni. Grazie Crisi90, grazie a Superlollo della Sabre Galata, ragazzi, grazie mille davvero. Siamo già a 3345, grazie. Poi conosciamo Maria, una sorta di clone di nostra moglie, non per appunto abiti un po' più succinti e un taglio di capelli differente, e scopriamo che è una spogliarellista di Silent Hill, lavora plausibilmente all'Heaven's Night, quindi un locale a luci rosse di Silent Hill, e con lei visitiamo l'ospedale di Silent Hill, luogo nel quale dobbiamo salvare Laura, perché noi vediamo questa bambina che scappa, ci preoccupiamo per la salute ovviamente di una minore che è in giro in questa città così pericolosa, e invece quel che succede è che appena ritrovata la bambina ci chiude dentro una stanza e ci fa attaccare da dei mostri che sono letteralmente dei letti sospesi per aria, dai quali fuoriescono dei piedi, ok? Allora, se non fossi conoscitore della saga di Silent Hill direi, ah, però... esattamente. E quindi, l'ultima volta, e ora siamo qui, fuori dall'ospedale, Maria è morta nel frattempo, questo me l'ero dimenticato di dirlo, ma è importantissimo, Maria è morta nel frattempo, uccisa probabilmente grazie a Orxy delle 5 sabre galate, ragazzi, mamma grazie mia, davvero, grazie, 3352 sub, peraltro abbiamo scoperto che Maria ha dei problemi respiratori, metto insieme un po' di pezzi, quindi Maria ha dei problemi respiratori, prende delle pillole per calmare questi attacchi, diciamo proprio di asma sembrerebbero quasi, e poi Maria muore uccisa dal Piramide Testa. Noi siamo usciti dall'ospedale e adesso dobbiamo proseguire oltre nella nostra esplorazione di Silent Hill alla ricerca del Lakeview Hotel, ovvero di un hotel che potrebbe essere un altro dei posti plausibili speciali di James e la moglie. Ma adesso devo fare una precisazione fondamentale per aiutarvi e aiutarci nella lettura dell'opera nel suo insieme, nelle sue allegorie, nelle sue metafore. Abbiamo notato nella scorsa puntata che talvolta al suono di una sirena la dimensione cambia, varia, ok? La città, grazie Crisi90 della donazione. Una preghierina per me e la mia famiglia che abbiamo il Covid, fortunatamente stiamo bene, ma più di una preghierina, vi mando un abbraccio forte. Buona guarigione ovviamente a tutti. Mi raccomando. Dicevo, ciao Robby, buonasera. Quello che abbiamo notato quindi è che di volta in volta, di tanto in tanto, la città cambia, varia, si corrompe, diventa una versione
più brutta e cruda di se stessa, con addirittura delle venature per terra, ruggine che ricopre i muri circostanti. Grazie Pittione, grazie ragazzi. Ma finiamo anche il livello 3? Ma finiamo anche il livello 3, ragazzi? Ma per davvero? Ma davveramente dite? E voglio ragionare con voi su un aspetto, ok? Silent Hill vi sembra vera? Vado oltre, ok? Parliamo di una città nella quale sono successe cose strane. Grazie Alex Lass, 20 sub regalate, signori, io mi inchino al vostro poderoso palle, davvero tanto. Il vostro palle è poderosissimo, io non posso fare altro che inchinarmi. Per voi è vero, è reale Silent Hill, dato che abbiamo visto cose come Maria, un clone di nostra moglie, oppure ancora Eddie, grazie Joyce Bentoncello, Eddie, un uomo che ordina una pizza, perché l'abbiamo visto mangiare una pizza in una città del genere. Infatti vedevo che qualcuno chiedeva, ma la pizza? E se Silent Hill è vera, io sono un capopalestra e non una gen. Ok, non... quindi, ovviamente la mia domanda era retorica, mi aspetto che tutti quanti mi diciate che c'è qualcosa che non va in Silent Hill. Non necessariamente reale o non reale, perché ovviamente non sto parlando delle regole, ok, della fisica di questo mondo narrativo. In realtà, magari in questo mondo narrativo è reale una città con i mostri. Con i mostri, ma in ogni caso quel che intendo dire è, non è una città che sembra in qualche modo con regole simili alle città del mondo reale che noi viviamo tutti i giorni, ok? E la dimensione, ok, alternativa, lo avete visto anche voi, non sembrava avere la nebbia. Grazie, grazie mille ragazzi, grazie, quante sub regalate, grazie, grazie. Vi ricordo che potete farlo anche con Prime, potete passare il mouse sul video dello streaming, se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready lo cliccate e siete automaticamente dei nostri. Quindi anche la dimensione parallela in realtà ha semplicemente delle regole differenti, ma non sono altrettanto realistiche, ok? Ed ecco perché a 4K costume di Shrek, assolutamente. Ed ecco perché voglio farvi ragionare su un aspetto. Questa dimensione alternativa che stiamo visitando, io non la dipingerei come tradizionalmente vengono dipinte e descritte le dimensioni parallele. Quando noi trattiamo di una dimensione parallela, solitamente ci immaginiamo un luogo che ha delle grandi divergenze rispetto a quello di partenza. La dimensione beta del Rainbow Rocket è una dimensione nella quale, universo beta, vincono. I cattivi vincono. In Fringe, se avete visto Fringe, sì. Tu l'hai visto con me? La dimensione alternativa è una dimensione nella quale i personaggi hanno dei background, se non diversi, addirittura diametralmente opposti. Invece, nella dimensione alternativa di Silent Hill, lo abbiamo visto più volte. Ragazzi, siamo arrivati al livello 5. Possiamo finire anche il livello 5 a questo punto? It's possible? Abbiamo un'esasperazione di una ambientazione non realistica che in realtà già viviamo. Quindi, seguitemi, ok? Seguitemi perché sarà una guida per ciò che arriverà. Se questo fosse il piano dimensionale, normalmente il piano, la divisione dimensionale sarebbe, me la voglio immaginare, orizzontale. Ovvero, nella dimensione A abbiamo questi personaggi con un background specifico, nella dimensione opposta, ok, orizzontalmente parlando, abbiamo lo stesso mondo, la stessa terra, lo stesso spazio, eccetera, eccetera, con personaggi che hanno caratteristiche spesso e volentieri diametralmente opposte. In Silent Hill, quello a cui abbiamo assistito, grazie Somoya, grazie davvero, è una divisione, a mio avviso, verticale. Bravo Ray Shinny, come il sottosopra di Stranger Things, ma ti dirò, solo per una questione spaziale. Ovvero, la dimensione sta sotto, nelle profondità, se stessimo descrivendo un inferno dantesco. È un'esasperazione del piano superiore.
3400 sub, ragazzi, grazie. Noi cadiamo nel basamento, bravi. Noi cadiamo in una dimensione che rappresenta l'esasperazione del piano dimensionale precedente, non una sua versione alternativa. E questo ci ricorda, visto che qui abbiamo anche un medico, la fase REM. Ok? Che è un po' il modo in cui molti fan di Silent Hill descrivono questa situazione. Quando noi siamo dentro Silent Hill è come se avessimo una fase di sonno, tra virgolette, ovviamente non stiamo dormendo, ma il concetto è una fase di sonno e una fase di sonno più profondo. Noi non siamo in una dimensione alternativa, siamo in un'esasperazione di ciò che stiamo vivendo. Se non avete capito come si entra in quella dimensione, normale, ancora il gioco non ce l'ha spiegato, ma ci ha già fatto vedere delle cose. Ripeschiamo insieme un evento che in particolare ci ha fatto a tutti quanti viaggiare con l'immaginazione. Oh, Darkness Within Darkness di Kingdom Hearts, bravo Marcolino. Vediamo, faccio una prova. Qual è l'evento della scorsa puntata dello shift dimensionale che più ti è rimasto impresso? Per me ce n'è uno su tutti. Io ho un paio di scene, però le ho perse. Allora, precisamente in cui mi sa che c'erano gli shift. A parte che, per esempio, la scena di Laura con i corpi non l'ho vista. Ok, no. E non c'ero. No, ma non era quello. Però, cioè, quelle che ho visto io sono il momento in cui c'è la lotta col Pyramid Head e sì, la sorta di piattaforma. Ok. E poi in realtà sono arrivata che era già successo il cambio di pavimenti. E tu, però ti assicuro che l'hai fatto a tu questa osservazione. Sei stata tu a dirmi, fermo, che devo dire questa cosa. Voce di Chiara bassissima, no, alzo. Sono io ragazzi, scusa, sono io che parlo piano. Quella nell'ospedale, sì, il luogo è l'ospedale, bravi. Non te lo ricordi? Ne ho dette tante, però. È vero, ne ho dette tantissime, volta, obiettivamente. Non lo so. Allora, per me è una la scena, ed è il respiro di Maria. Ah, ok, quando non c'è più. Quando non c'è più Maria, ma ne avvertiamo il respiro. Ok? Sentiamo il respiro, esatto, nonna balorda, bellissimo nickname. il respiro. Quando... Grazie Pittione, 5 sub regalate. Signori, però 66% bisogna finirlo, sto hype train. Bisogna finirlo. Allora, quando noi avvertiamo il respiro di Maria, che cosa stiamo facendo? Stiamo letteralmente avvertendo la stessa cosa, ovvero una persona che ansima, ma in una maniera meno diretta, un po' come quando si sogna e il sonno e il sogno diventa talmente deep, talmente profondo all'Inception maniera, che i significati vengono percepiti attraverso delle immagini strane, un po' quando tu devi interpretare un sogno perché non ha esattamente quel significato diretto spicciolo. Quindi, diretto, Maria sta male, si tiene l'addome, non riesce a respirare, ha le pillole accanto. Io che entro invece dentro la stanza, non c'è nulla, avverto e sento un respiro affannoso, in realtà sto rievocando nella mia testa la stessa immagine, ma in maniera meno diretta. Grazie Diego Bruno, grazie mille. Ragazzi, grazie delle sub. Non siamo riusciti a finire il livello 5, ma signori, 3423 sub, di che cazzo parliamo? Grazie. Avevo letto anche qualcuno che parlava di un battito, oltre a... Sì, stessa, c'era entrambi, anche il battito. Senti, sia il respiro che il battito. Quindi, adesso manca da capire come si comportano gli altri personaggi con questo... Darkness within darkness. Cioè, visto che Maria è passata da una parte all'altra, noi abbiamo visto dei personaggi che sono passati da una dimensione all'altra. È unica per tutti? Ognuno ha la propria? Scopriremo insieme. Okay? Detto questo, io ho catchappato con quanto volevo, insomma, dire. Siamo già 1000 persone, quindi io mi gaso e si parte. Grazie a Fullbringer che si abbona per la prima volta. Benvenuto in famiglia. Ehi, voi sentite? Sentite quella delle casse? Ok, a posto. Allora, devo vedere dove andare innanzitutto. Ok, penso di girarmi a sinistra, vero? Di qua. Sì, devi andare qua. Sì, perfetto. Devi andare a sinistra, continua, ignora l'incrocio che ti trovi a destra. Aspetta. Non so che non dovevo ammazzarla, ma volevo un attimo riprendere manualità con il doppio sparo piedino. Come nel 4 questi demoni tornano in vita. Sì, assolutamente. A meno che
Adesso sì, adesso okay. Meglio. Perché ti stavo dando indicazioni, ma vedo che continui a aprire la mappa. Vai avanti, ignora l'incrocio. Ok, quindi vado tutto sì. Dritto? Sì. Ok. E te lo troverai sulla destra. L'obiettivo? Sì. Sarà questo? No. Non lo so. Cioè, non so che faccia possa avere, non lo so. So solo che la zona è, te la troverai lì. Vedi, ci sei. Sì, Gonzales Restaurant, credo sia. Vabbè, attenzione. O forse sei un idiota. La verità spesso inganna la gente. Parte di quell'abisso è nella vecchia society. Cosa? La chiave della society è nel parco, ai piedi della donna che prega, che è il Rosewater Park. Sotto il suolo, dentro una scatola, per aprirla mi serve una chiave. Il mio paziente l'ha sepolta qui. Lo sapevo, ma non ho fatto niente. Mi ha messo a disagio avere una simile cosa vicino. Non cercavo la verità, cercavo la pace. L'ospite è un nostro amico, ragazzi. Signor Marco. Anch'io vidi quella cosa. Fuggì, ma anche il museo era chiuso. Adesso nessuno osa avvicinarsi a quel luogo. Se ancora intendi proseguire... James, pregherò il Signore perché abbia misericordia della tua anima. Posso dire che non ho capito niente. La rileggiamo. Un certo Ichigo diceva di ricordarti il bar. Il bar? In che senso? L'Heaven's Night? Adesso non dobbiamo esplorare l'Heaven's Night. O a forse... parte che inizia come se fosse a metà. Esatto, che manca assolutamente. Forse sei un idiota, la verità spesso inganna la gente. Grazie mille Star The Game Twitch, che si abbona per la prima volta, benvenuto in famiglia. Parte di quell'abisso è nella vecchia society. La chiave della society, quindi è un luogo, credo, sì, la sì, society sì, è, tipo è un circolo, è nel parto, okay. È nel parco, nel parto. Ai piedi della donna, grazie Ilaria, della donna che prega, sotto il suolo, dentro una scatola, per aprirla mi serve quindi, una chiave. A noi serve una chiave per aprire la scatola, dentro cui c'è la chiave per aprire la society, esattamente, okay. Il mio paziente l'ha sepolta qui, quindi sta parlando un dottore. Lo sapevo, ma non ho fatto niente, mi ha messo a disagio avere una cosa simile vicino, quindi probabilmente... ciò che è legato alla scatola, perché stiamo parlando di che cosa ha sepolto la scatola. Infatti, non volevo avere una cosa del genere vicina. Non cercavo la verità, cercavo la pace. Quindi la verità è tendenzialmente ciò che si raggiunge, esatto, mediante la scatola. La pace invece è lontani dalla scatola. Anch'io vidi quella cosa, non sappiamo che cosa, fuggì, ma anche il museo era chiuso. Adesso nessuno osa avvicinarsi a quel luogo, probabilmente la society. Se ancora intendi proseguire, James, quindi questa lettera ci conosce in qualche modo, chi scrive sta parlando con noi, pregherò il Signore perché abbia misericordia della tua anima. E noi abbiamo, signori, adesso una bella chiave con la quale in realtà possiamo fare l'un cazzo, ma in teoria dovremmo riuscire a aprire una di queste strambe porte che invece era questa, esatto, no? Risultata chiusa. Dovrebbe essere esattamente quella. Vuoi fare tu la... Ok, allora vieni di qua. Sì, sì. Faccela arrivare. E adesso prendi la prima strada che trovi a sinistra. Ok. A me mi sembra, fammi controllare perché non voglio... Controllo. Dovrebbe essere questa strada qua. Sì, questa, giusto, no? Tutto dritto. Ma sei bravissima. No, ragazzi, le strade le abbiamo provate sono tutte chiuse l'ultima volta. Cioè, sono chiuse, sono proprio sbarrate, inagibili. Uno dei percorsi che abbiamo provato a fare ha proprio l'asfalto crollato e non si può camminare. Le abbiamo provate letteralmente tutte, mentre quella dove stiamo andando adesso, in teoria, si può aprire. Noi non avevamo la chiave. No, vai. Vado. A voglia se vado. Allora, qui dobbiamo fuggire. In teoria dovremmo trovare una sorta di cancello da aprire con la chiave. Non ti puoi comprare un paio di repellenti? Sono gli Zubat di Silent Hill. E Franco, quanto sei distante? Ok. Chiara, measure Google Maps. Provo di qua. Attenzione. Cosa? La porta che compare nel buio e si apre sugli incubi. A quanto pare è questa.
E finalmente siamo... Sì, vedi, perché abbiamo superato qua dove non potevamo passare. Quindi ora puoi salire e andare... Vogliamo controllare prima in Cat Street cosa c'è? Ok. In fondo. Anche se non è segnato nulla. Anche se non è segnato nulla. Va bene, va bene, va bene. Non vi siete persi nulla, ragazzi, se vi siete collegati adesso. Solo il riassuntino. È un po' di seghe mentali sulle dimensioni alternative. Vi dico che la community di Silent Hill, così cominciamo a utilizzare... A utilizzare la nomenclatura giusta. Chiamano la dimensione alternativa Otherworld, perché in realtà è il modo in cui viene chiamata anche in Silent Hill 1. Ok. Laddove, quindi quella senza nebbia, Otherworld, quella senza nebbia. Questa qua. Ora siamo nell'Otherworld, mentre proprio perché la nebbia caratterizza il primo, la prima dimensione è il Fogworld. Ok. Ok? Grazie Delta della sub. Ok, quindi qui c'era solo un medikit. Dico solo perché in realtà... Ah, due. Un altro. Dico solo, infatti... C'è anche una fiala. Sì, la vedo. Fantastico. Un'ampolla, tra l'altro. When vuoi farle piedino, ma esageri. Toc. E glielo fai in testa. Stock. Ok. Ora dovrei prendere a sinistra. Ti ringrazio, guarda, senza di te sarei perso. Alla vabbè, fine no, della matta. Strada. Girare a sinistra. Esatto. Ma una delle due dimensioni è Fogworld reale? Beh, ragazzi, a questa domanda troveremo risposta alla fine del gioco. Come vi anticipavo, bisogna un attimo chiarire insieme che cosa si intende per reale. Stavo guardando cosa c'era. Ah, ok. Cosa si intenda per reale? Cioè, potrebbe esserlo come non. Ma il Nelly Bar di cui parlano? Non lo so, ma lo stanno scrivendo in diversi. Cioè, sì, in realtà lo so di che cosa parlano. Devo tornare indietro per andare al Nelly's Bar. Ok, dov'è? Perché c'è una scritta dentro, se non mi ricordo male. Okay, è il bar del... di là, dall'altra parte. Grazie Mr. Empi che si abbona per il secondo mese. Sub dopo la prima regalata. Per voi è il Silent Hill di fine anno. Grazie, ragazzi. Grazie. Grazie. Tyler Darden è quello con la scritta, vero? Grazie Gian San che si abbona per la prima volta. Quanti nuovi abbonati oggi, grazie mille. Ma che bello. È la scritta, vero? È il bar della scritta. Mi pareva fosse dopo, però... Eccolo lì, Nilis Bar, tra l'altro. Okay, okay, sì. Ok, allora dovrei girare a destra, ma no, questa è la prossima. Non a questa, la prossima. Yeah. Andiamo al Nilis Bar, assolutamente. C'è una cosa non importantissima, secondo me qui c'è scritto solo un numero. Non importantissima al momento, ma sarà preziosa poi. Ah. Sì, sì, beh, proiettilazzi. Ehi, ehi, ehi. Ush, bei bozzi. Ma buona, stai facendo un certo del sacco di tempo. Eh sì, va esplorata la città in realtà, Sei quasi arrivato, guardati a sinistra. Sì. Perché dall'altra parte della strada. Marco può comprendere questa frase e capire quanto... Perché Marco ha giocato a un Silent Hill, non vi dico quale, però puoi capire a cosa fa riferimento. Quindi pensa quanto tempo prima. Porca vacca. C'era, grazie da Drake che si abbona per il 15° mese, c'era un buco qui. E adesso non c'è più. Io non capisco. Non potete capire. Capiremo qualora dovessimo portare l'intera serie di Silent Hill in live. Ah, cioè, quindi questa cosa non si riferisce al 2 ma all'1? No. Ah, quindi è un foreshadowing di roba che fanno vedere dopo? Sì. Ah. Se desideri davvero rivedere Mary, allora sì, non ti resta che morire. Ma potresti essere diretto in un luogo dove Mary non c'è, James. Ma fai vedere in inglese? Ragazzi, questa frase... è la chiave di lettura forse dell'intero gioco in parte. Perché è un pochino diverso in inglese. Eh sì.
È vero. Really perché to... dice, allora, cioè, una traduzione un pochino più letterale dice, se davvero vuoi vedere Mary, dovresti semplicemente morire, ma tu potresti essere diretto per essere diretto in un posto diverso rispetto, a quello in cui è diretta Mary. Sì. E mentre in un posto diverso dove Mary non c'è, È puramente spaziale, cioè, come dire, che ti dà Mary la sensazione, cioè, non ti dà il tidbit di anche Mary è diretta in un posto, sì, okay? Giusto. È una sfumatura piccolissima, però è una sfumatura diversa. Allora, diciamo questo, ok? Avendo ormai compreso che esistono due Silent Hill, una più profonda e una meno profonda, leggendo questa frase, cosa vi viene in mente? Un posto in cui Mary è diretta? Perché questo muro ci conosce? Ovviamente Lisandro, è una ottima domanda, ma di fatto allora perché la lettera di prima ci ha chiamati per nome, no? Questo posto sembra sempre di più conoscerci in qualche modo, ok? Parlarci. Che James è morto? No, ragazzi, senza andare a fare teorie e supposizioni, ok? Esistono due dimensioni, quindi non è detto, è qui che vi volevo portare, che Mary ci sia in entrambe, ok? Ma cosa questo voglia dire è tutto da scoprire. Noi sappiamo che non coesistono mai. Arrivo... Maria shifta da una dimensione all'altra per arrivare da noi, ok? In una è morta Mary e tu potresti morire nell'altra, ma lascio a voi ovviamente le supposizioni e congetture. Però il fatto che ci dica che c'è un posto in cui c'è Mary e un posto in cui c'è non potrebbe significare che in una dimensione Mary non si trova. Il fatto è che dovremo, fuori ovviamente di metafora, comprendere cosa effettivamente siano e rappresentino queste due dimensioni per capire qual è il significato della presenza o assenza di un determinato personaggio nell'una o nell'altra. Perché in questo momento... signor Barez, capisco che è una battuta, ma sta diventando dark. È esattamente ciò che volevo scongiurare facendovi la spiegazione della profondità. In Dark le dimensioni hanno un significato spaziale. Qui invece noi non stiamo propriamente andando avanti o indietro fra le dimensioni, ma nel profondo delle stesse. Stiamo semplicemente entrando in una... in una dimensione maggiormente profonda della stessa realtà spaziale, ok? Tant'è vero che il respiro di Mary si trasforma in un respiro udito, Maria, perdonatemi, in un respiro più affannoso e senza la necessità di un corpo. Come onirica questa cosa. Già, ma ancora dovete vederle le cose grosse, ragazzi. Siamo nel piano di sotto? Beh sì, in parte sì. Perfetto, mi fa piacere che abbiate compreso completamente. Amen. O esattamente come il cuore dei mondi di Kingdom Hearts, bravi, bell'esempio. Esatto, il concetto è molto simile, è come il cuore dei mondi di Kingdom Hearts, bravi. Adesso noi ci dirigiamo verso il Rosewater Park, luogo nel quale c'è una figura che prega, a quanto pare, ma ricordiamo assolutamente che cos'è, è la statua della Madonna, c'è una statua della Madonna, sotto la quale avevamo già trovato in realtà una zolletta di terra rialzata, ma per le magie del game design all'epoca non potevamo interagire con essa. Peraltro, come sono messo io a livello di salute? Perfetta, siamo nel verde pieno, quindi va benissimo. Ok, io non ho Giocosti nel cuore, assolutamente, ragazzi, Giocosti è partito. Allora, Kingdom Hills. Ok, ed eccoci.
Questo gioco uscì originariamente per PlayStation 2, motivo per il quale ancora oggi in Astrobot Tech Demo per PlayStation 5, salve, abbiamo il piramide testa come easter egg. Abbiamo l'ultimo ospite di questa sera, la signorina Azza, alla quale do il benvenuto. Noi siamo al Rosewater Park. Swater. Allora, che ciappami. Ti che ciappo? Sì. Che niente, stiamo semplicemente cercando la Madonna. La Madonna. Ah, sì, ok, la statua. La statua della Madonna, sì. Non ricordo se fosse nell'ala est o ovest del parco. Potrei averla saltata in un raptus di palle, però spero di no. Io se la toponomia del parco sinceramente non me la ricordo. Allora, qui è dove incontriamo Mary, ragazzi. Forse dall'altra parte? Per le scale hai provato? Ma guardiamo. È in uno spiazzo dove c'è anche del verde, perché è seppellita dietro la statua, lo ricordo bene, la scatola. Cioè, lo ricordo più dal fatto di averlo già giocato che certo. Dall'averla vista l'altra volta. Qua? Qua ci può stare, no? Ah. No. È proprio in mezzo all'erba. Ok. Si va in cerca di Madonne, ragazzi, per il 30. Ush, bei botti! Abbiamo trovato la Druega. Capodanno. Sì. I mortaretti. Abbiamo trovato la Druega. È tipo una roba del genere, ok? Uh-huh. Ah, pure qua ci stanno i Madonni. Ah, ma perché sono uscito, ecco perché ci stanno i Madonni. Ok. No, allora forse dall'altra parte. E allora facciamola con però criterio. Teoricamente dovresti andare sempre dritto. Allora ragazzi, per i numeri che sta facendo Silent Hill sul canale, io vi dico che vi porterò tutta la serie. Ma magari Federico, ma magari. Perché l'altra volta eravate 1500, ora abbiamo appena cominciato e siete ancora già 1100 e in realtà cioè fare per due puntate dello stesso gioco gli stessi numeri qua, fuori di qua. Testa. Potrebbe. In coda al traffico le Madonne si trovano prima. Vero. Ma no. Aspetta. Sì? Aspetta. Non può essere questo, ho visto del bianco lì. No. No, una lapide. No. Ok. E di là prova a prendere le scale. Sì. Shattered Memories è uno dei miei preferiti, però così torniamo indietro, Dio Cristo. È un po' generico il cerchiolino, sei ancora dentro. No, ma infatti di qua si va avanti, si va nell'altra ala. Okay, no, sì. Stai facendo dimmi. Avanti e indietro per quelle scale, però. Ok. Posso andare avanti? No, tu venivi da lì. No, impossibile. No. Sì, te l'hai appena fatto prendere lì. E allora ho fatto avanti e indietro perché noi veniamo da qua sotto. Io devo voglio fare il giro e arrivare dall'altra parte. Okay. Let me try. Poi se no, guidi tu. Is Madonna possibile? Qui dove ci porta? Ok. No. Ci provo ma no. Ok, secondo me è no. Aspetta però ci provo lo stesso. Non so dove cazzo sto andando. Ok, no Madonna at all. Quindi Madonna se ti trovo, scrivo. Mi sta facendo ridere troppo. ma dobbiamo trovare la Madonna. Raga, for real. Trova Paolo Brosio. Te l'indica lui. Allora, qui c'è il ma che sei? Quindi adesso in teoria dovremmo trovare Gesù bambino. Ok. Niente Gesù bambino. Mannaggiala. Stavo per dirle mannaggia, ma nel senso per trovarla, capito? Cioè, mannaggia all'oggetto che non si fa trovare. Ho trovato della soda. Me la metto in culo. Per così, per rendere un po' più frizzante la giornata. Grazie Quacchi per il quarto mese di sub. Marco, mi dai un bacio di dama, per favore? Allora. Sono così buoni. Azza? Vuoi un bacio di dama? Come un bacio di dama? Anche io. Qui niente. Dai, ma dov'è la Madonna, Madonna? No.
No, qui non è possibile che ci sia la Madonna. Segui la commenta. Allora, qui è l'ingresso, sono andato all'ingresso. Dio Cristo. Io non ti aiuto. Niente, l'abbiamo persa la Madonna. È da qualche parte. Ah, no, no, no. Forse lo so dove è la Madonna. No. Anzi, non possiamo passare tutta la live a cercare la Madonna. No, infatti, anche secondo me. Preso scatolone. Allora, qui. No, questa non è la Madonna, ragazzi. Questa non è la Madonna. Questa è la prima statua che abbiamo trovato. È il condottiero Patrick Chester. Ok. Quindi adesso stiamo andando avanti, no? Ok. Quindi, aspetta, qui c'era qualcosa? Secondo me aprire la mappa qui dentro ti sta facendo confondere. È vero, a morire. Hai ragione, non devo aprirla. Perché ti fa perdere completamente il colpo d'orientamento, sì. Allora, qui c'è il gazebo. La parte in cui abbiamo incontrato Mary. Sì, qui c'è il gazebo. Per di là si va avanti. Per di qua, invece, dove si va? Is Madonna? Madonna is here? No, ma... Ragazzi, va bene uguale. Tra l'altro potrebbe essere qui, perché qui vuol dire che non ci siamo mai stati. Cartucce per doppietta sono top. But no Madonna was found that day. Secondo me allora è dall'altra parte. La Madonna parte. È una statua? Sì. Sì, la Madonna è una statua. Allora, secondo me è dall'altra parte, raga. Ma lo ricordo anch'io che fosse dall'altra parte la Madonna. Cioè, l'avevamo trovata uscendo dal parco, non entrando. Abbiamo detto, ah, sembra l'altra statua, ma invece è diversa. Quindi, secondo me, la Madonna è dall'altra parte. Allora, qui... Cos'è? Questa è l'abita che in memoria delle 67 persone morte di malattia che riposano in fondo al lago. Cosa? Già. Vabbè, sappiamo che, insomma, questa città... In fondo al lago? Già. Persone morte di malattia? Già. In fondo a un lago? Ma ha super senso questa cosa, ma non ve la posso spiegare adesso. Però ricordate che ci hanno citato anche delle persone di malattia morte in fondo al lago. È madonnabile questo posto? Mi sta uccidendo. Così hai girato intorno? Sì. Da lì viene. Da qui? No, vai. Vado? Sì. La Madonna! Ecco. La Madonna! Che la Madonna! Vicino alla lapide che ti ho detto io. Risparmiavamo un quarto d'ora. È vero. La Madonna, ragazzi, l'abbiamo trovata. Grazie a De Pregno, che si è buona per il quarto mese, e Alberto Ranalli, che si è buona per un anno insieme. Bella lì, raga. Voglio scavare, sì, assolutamente. Scaviamo ai piedi della Madonna. Ciao Madi. Con le mani. Sì. Un gattino. Scavata della Madonna. Assafa Maron. La piccola scatola di metallo è chiusa con dei bulloni. Non riesco ad aprirla. Ma non c'era una chiave inglese? Avevamo la chiave inglese, certo. Infatti ora la usiamo. Ok. Quella, proprio questa. Let's go. Ho usato la chiave. Ho trovato un'altra chiave. La vecchia chiave di Bronze. Che è della Society. Della Society, bravi. Che però dov'è? Ora la cerchiamo in mappa. Ma è un cucchiaino. Non abbiamo più niente qui, vero? Silent Hill. Ah, vabbè, easy. Sì, ricordavo. Cioè, devi uscire dal parco. Ci rivediamo tra un quarto d'ora. Ma no. Ma cos'è questa sfiducia nei miei confronti, amici? Totalmente fondata. No, non diciamo cazzate, ragazzi. Non diciamo le baggia. Ora andiamo a cercare Giuseppe. A few moments later. One, no, ragazzi. Eternity later. Non è niente. State tranquilli. Io. Dio. Ma anche Madonna. Madonna, esatto.
Oh, e adesso si esce, guardate ragazzi, in serenità proprio si esce. In serenità. In serenità. Adesso dovrebbe essere questa sì, la strada. Dovremmo riuscire a entrare nella society. Finery. Esatto, il piramide test è probabilmente uno dei mosci, ragazzi. Ok. Ma è vero che il piramide test fosse su quei manichini? Sì. Piramide test. Il piramide test fa molto sesso. È per un motivo che scopriremo. Il fatto che il piramide testa trombi a giro è una delle cose più importanti in realtà di tutta la trama. E legata ad una cosa che apparentemente potrebbe essere separata da lui, ma che abbiamo già visto, è che è la sua esatta conseguenza o causa. Chissà. Tra poco scopriremo. Noi, ragazzi, stiamo dribblando ormai le infermiere. Il sesso è sicuro? Non credo. Beh, sono manichini. Grazie, Axel, della sub. Ok. Almost there. Piedino. Ah, ci metto il piede. L'avevo visto per questo. Ok. Scatola dello Bronze of Course. Ma chi si figlio? Ok, dobbiamo dribblare lei. Ma non la voglio far. Vabbè, si dice se poi dobbiamo uscire. Bella. Cioè, tanto i colpi quanti ne hai ancora? 100 e passa. Sì, ma non sono mai abbastanza. Sì, ok, però. Ci siamo, ragazzi. Ok. Salva! Sì, salvello. Tattico. Non mi mancavano questi schermi rossi appena devi salvare. Allora, ragazzi, in questo quadro vediamo letteralmente una stanza bianca con una sorta di scatola dentro. Ma non è una scrivania? O una scrivania? Non so. Un comodino? Frigo. Un frigo. La serratura è rotta, non riesco ad aprirla. E questo è il registratore di cassa? Sì. E beh, era la diciamo la struttura. Sì, sì, sì. Una sorta di museo. Questo? Un traliccio? Sì, un traliccio. Ah! L'immagine che vi ho pubblicato oggi su Facebook. Ah, io pensavo fosse una fan art. Assolutamente no. Allora, ragazzi. Però non si riesce a vedere. Non riuscite a vedere? Cioè, nel senso, tu non puoi ovviamente alzare. Ah, vabbè, così, ok. Cosa vedete? Il Pyramid Head. E? Qua. E poi sono tipo dei corpi che sembrano impiccati, ma sono dentro dei parallelepipedi. Mm-hmm. E quindi non. Alza un po' la voce. Somigliano vagamente a delle gabbie. Mm-hmm. Delle gabbie, mi piace. Cioè, a livello concettuale sembrano un po', no, delle gabbie sospese, però... In chat ci dicono i letti, e ci dicono i letti perché hanno già visto dei mostri che attaccano nella stessa posizione. I letti, le gabbie. Cosa unisce gabbie e letti? Un manicomio? Carcere. Manicomio, carcere? Sesso. No, non necessariamente. La malattia. Bravo, Uke 97. Sono più o meno queste tre. Vabbè, certo, perché se sei malato, sei cioè imprigionato a letto. Top. Deep. Top. Questa era deep. Ush. Io pensavo fosse una battaglia dei modelli 3D. No. Piramide, parallelepipedi. Giornata nebbiosa. Resti del giudizio. È lui. È l'orso nella casa blu. No.
Grazie, Antiletta. Giornata nebbiosa, resti del giudizio. È lui ovviamente il commento di James, ragazzi, eh? Ah, ecco, ecco. Resti del giudizio. Giornata nebbiosa, resti del giudizio. Che bordino. Ma il giudizio che sei? Qui c'è una foto appesa. Miniera di carbone Wills. Wills. Di qua non c'è niente, eh? Di qua non ci fa fare no, l'interaggio. Ecco qua, dicevo. Questo muro qua, c'è un altro quadro. Not interactable. Cos'è? Manca un quadro. Grazie ad Maiora che si scrive per la prima volta. Davanti al lago. Manca un quadro. Manca un quadro. Oh. Allen Smith. Data di nascita e della morte. Sconosciute. Un ritratto di questa zona di molto tempo fa. Dallo stile sembrerebbe risalire al 1820 circa. C'erano molte meno persone allora e appena una manciata di edifici. Ma non c'è il quadro. Cioè, a meno che non sia misplaced del quadro che non ci fa vedere. No, no, no. Però... Davanti al lago. Vediamo, scusatemi, se qui c'è qualcosa. Non c'è niente di interessante nel contenitore. Ok. Niente di interessante. Il tizio della piramide li ha giustiziati? Non vi dico niente. Ma è il giorno del giudizio. E quanta roba? Ah, ok. Sì. È la sirena? Sì, è la sirena. Non proprio. No? Non c'è niente di utile scritto sopra. Questa fotografia non ha nulla di speciale. Queste sono opinioni personali, però non sono descrizioni. No, c'è scritto proprio questa fotografia. Dai! Qui c'è una foto appesa. Ospedale di Brookhaven, 1880. Questo ospedale fu costruito per fare fronte ad una grande peste che seguì un'ondata di immigrazione in questa zona. Originariamente era appena poco più che una baracca, ma col tempo è diventato sempre più grande. Una foto del direttore del vecchio ospedale di Brookhaven. Sembra che fosse un personaggio famoso in città. C'è una foto di un buco molto profondo. Che cosa potrebbe essere? Ma il buco di cui parlava prima? No, 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 no. Ah. Grazie in buccia che sia buona per il 14° mese. Guardavo il video dei remake, ma hai detto troppe volte che siamo vecchi. Pessimo script, inaccettabile. Allora vengo qui, mi riabbono per dissociarmi. Mua, bacetti. E grazie ad Maiora che dopo essersi subato regala anche una sub. Siete poderosi e ragazzi siamo a 3440 sub, quindi road to 3005. Non lo avrei mai detto. Ma c'è una voragine. Già. Comunque sì, sono d'accordo, sembra una nave. Quello. Not interactable, al centro? Not interactable. Però è rotto. Sì, è rotto. Quindi qualcuno ha rubato quello che c'era dentro. O magari ci potrebbe essere qualcosa per terra. Sembrano solo vetri, però. Sì. Qui abbiamo visto tutto. Allora, sembra il suono di una nave e parlavano di peste dovuta all'immigrazione. Quindi i 77 malati nel lago sono tipo... potrebbero essere tizi appestati che sono stati messi sulla nave in quarantena e poi è affondata la nave. Ragazzi, andiamo deep. Qualcuno dice Joe Costi che sta tornando. Qualcuno dice Joe Costi che sta tornando. Oh no. Ragazzi, buoni. 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 Grazie Roby della sub. È la prima volta che lo vedo col fiatone.
un'altra cura, ragazzi, che bello. Proprio quello che volevo, trovare tre cure una di fianco all'altra. Una vera minaccia. Qui c'è una specie di documento. 11 settembre 1820, prigioniero numero C221. Non riesco a leggere il resto. Che cos'è questo? Prigioniero, eh? Prigioniero. Abbiamo compagnia. Ah, questo è un mostrino. Vai, comunque, non siamo shiftati perché siamo ancora palesemente nell'Otherworld. Guardate la pavimentazione, la ruggine. Sì, sì. La ruggine tipica dell'Otherworld. No! Questa hit che ho preso è proprio da stupidi. Sembra l'interno di una nave, ma non mi dite. Ma dove sei? Non sono, non abbiamo la mappa di questa zona. La porta ovviamente non si poteva... Non l'ho provata, sono sincero. Ok. Per ora siamo senza mappa, ragazzi, quindi dobbiamo esplorare con cura. Seguiamo il muro? Sì, tendenzialmente sì. Siamo letteralmente, ragazzi, in una fusione. Ma che cosa? Siamo in una fusione tra... Non ho letto, scusate. No, no, era una munizione. No, siamo in una fusione tra una nave e una prigione. Una prigione e un museo. Un museo, bravo. What? Ma questa è la... Qui c'è un quadro appeso. Realtà, come? Non è la realtà. Non posso rispondervi, però il concetto è che sicuramente è qualcosa di lontano dalle leggi fisiche normali, perché abbiamo trovato personaggi strani che fanno cose altrettanto strane, muri che ci parlano. Diamine. Qui c'è un quadro appeso. Banchetto rosso e bianco per gli dèi. Oh merda. Qui c'è una foto appesa. Morte per infilzamento. Una sentenza di morte nella prigione. Morte per infilzamento o strangolamento. La scelta della propria morte è l'ultima prerogativa del condannato. È una foto o un quadro? Foto o quadro? Sono foto o sono quadri? Foto o quadri? Campo di prigionia di Toluca. Costruito durante la guerra civile, in seguito divenne la prigione di Toluca. Non riesce a vedere, vedo di più vicino. Sec. Si deve andare in là. Di là. Sì, di là. Ok. Per ora ignoriamo il mostro. Ah, il buco. Buco. L'abbiamo già visto. Però... Il buco è buio e non riesco a vedere niente. Vuoi saltare giù? Aspetta, no, finiamo di guardare in giro. Ok, adesso dovremmo avere la visuale per il mostro. Il che mi fa stare abbastanza sereno. Di qua dobbiamo andare, vero? Sì. No. Non c'è niente. E allora ti hai ripoppato. Ti ripoppato. Mi hai ripoppato dietro, però a noi non interessa, no? Siamo venuti da là. In realtà no. Allora a posto. Sì, sì, risparmiamo munizioni. È sempre prezioso farlo, ragazzi. Sempre prezioso. Pogaga. Ma dove? Poggers. La coerenza, ma coerenza. Muori. Sì, andiamo, dai. Poggers, non muoio. Via. Spoiler, non muoio. Ora arriva Patches e ci butta giù. Ah, oh, forse almeno tipo scivolo, cioè proprio verticale. Ma ti spacchi le gambe. No. Ti spacchi tutto. Cosa? Cosa del là? Cosa del vi? È solo un muro. Sarebbe possibile arrampicarsi su questo. È
solo un muro. Sarebbe possibile arrampicarsi su questo. Grande Sally, ti seguo da quando studiavi medicina, ti scrive Vulollo. Grazie. Tra l'altro abbiamo una batteria da un po'. Così. Non possiamo farci niente. Non abbiamo rampini. Non abbiamo strumentopoli misteriosi, signori. Picchia il muro. Più forte. No. Da qualche... Solo un muro. No, non è soft lock. Cosa vuol dire soft lock? Vuol dire il gioco che si blocca. No, no, no. Dobbiamo osservare bene. Ah, quindi c'è qualcosa? Dove? No, mi era sembrato di vedere una roba che somigliava alla maniglia, però ho detto no, ho visto male. Qualcosa c'è, ragazzi. Eccolo. C'è questo pezzo qua diverso. Anche io stavo guardando il riflesso. Ma va guardato il riflesso. Grazie da Bigatran. È solo un muro. Questo punto sembra diverso dal resto del muro. Mi chiedo se ci sia un modo per romperlo. Picchialo, picchialo. Ho capito, ma da come si capiva? Cioè, a caso? No. C'è un po' di crepa nel riflesso. No, non mi ha convinto questo pezzo. Come lo rompiamo? Piede di porco? Però lo stai dando adesso. No, secondo me gli dobbiamo tirare una doppiettata. Però non lo ricordo, quindi proviamoci. No. Prova con legno. No, provo con la... No. Non è come piedino. No. Usa la Madonna. No, non voglio più shardare le munizioni. Magari. Non mi ricordo come si apre. Prova col coltello. No, il coltello non si può. Non è un'arma. Ok, a posto. Avevo io legno, l'avevo detto. Bonk. Non mi ascoltare. Avevo detto io legno. Uè. Poggers. Let's go. Anzi, quasi 1200 persone. Let's go. Shh. Che cazzo è? Tra l'altro avete visto l'altra volta che la camicia di forza gli si apre a mo' di vagina, letteralmente. Sì, l'ho visto. Sì. C'è una porta qua. L'ho vista, sì. No. Ma di schiena. Voi non lo sentite? Perché... Non lo sentite? L'insetto? No. No. Vabbè, entriamo qua. Ce ne sono due. Oh mio Dio, quanta roba c'è, aspetta, fammi vedere se quell'altra porta si apre. Ehi. No, non già ripoppato. Ok, a posto. Però la strada io la continuo. Allora vuoi prima continuare la strada? Facciamo giusto un giro. Sì.
Sì, infatti non c'è niente. Capì, almeno ci sono. No, no, giusto, giusto, giusto. Il pensiero, sappiamo che di là si continua. Non occupiamo più RAM per ricordarci di tornare qua a portare. Prima non eravate due. Grazie Doc Pisco per i 20 mesi di sub. Grazie mille ragazzi. Ok, allora hai una porta qua. Scusami, volevo ricaricare per sicurezza. Sì, hai una porta qua. Oh. Perché? Perché? Non so. È Silent Hill 3 questo comunque. Sostanza è Silent Hill 3, ragazzi. Quando poi lo giocheremo ve ne renderete conto. Ho la chiave con scrittura a spirale. Faccio manovra, esatto. No. Ma come è chiuso? Gesù Cristo, questa parte la odio e sono claustrofobico. Ma è un... Hai chiavi? Hai qualcosa? No, non ho chiavi. Ops, cosa ho fatto? Cosa? Il se... Ah no, sono le cose che abbiamo letto, ragazzi. Ah, ma quindi si possono leggere? Sì, memo, sì, ah! Sì. In purgatorio il dubbio ti conduce. Sì, è sempre più buio, ragazzi. Non mi ricordo se devo boncare oppure no. Cosa? Ho premuto l'interruttore. C'è una pulsantiera di sì, ma... Niente. Ah no, è la luce. Ho premuto l'interruttore ma non succede niente. È vero la batteria? Provo a combinarla. Ah sì sì, posso. Ho cambiato la batteria della torcia, bella. Se non metti non veniva la mazza. Posso uscire? No. Non vedi la Sì, sì, prendo la mazza. Sì, ma quante munizioni così. No, infatti. Il problema è che sti cosi non si... non si ammazzano con le... muoiono con la mazza. E mi spaccano il culo adesso. Però... Sì, sì, sì. Sono fastidiosissimi sti cessi. Fammi addirittura provare la doppietta. Dovrei riuscire a... a ammazzarne tanti così. No, invece no. Pistola, pistola, pistola. Ma mi stanno di nuovo danneggiando. E non posso mirarli. Se accendo la luce mi attacca. Dio Gesù Cristo. Credo che tu non possa finirli. Hai la possibilità di mettere un qualche tipo di codice dentro la porta? In teoria sì. Nel pratico non sto molto ragionando bene. Ok. Ok. 7, 3, no, 7, 3, 5, secondo... Ma no, ma... Quale logica? Ma infatti, era le 4 cifre, un codice da 3 No, 3. Cifre. Quello lì era 7, 3, 3, 5, era un codice da 4 cifre, non può andare bene qua. Sto pensando che cosa può essere. Di 3 cifre? Sì.
Ma lì ci sono tre tasti particolarmente usuali. 357 effettivamente. O 537 o boh. Perché 222? Prigioniero era 221. Vediamo. Giusto? No. Però sì, i tasti che sono molto più consumati in teoria sono quelli. Sono 7. 7, 5, 3, 7, 3, 5, 3, 5, 7, 3, 7, 5. Proviamoli. Con quella combinazione lì. 3, 5, 7. No. Ok, 3, 7, 5. 3, 7, 5. Ah. Usciamo da sta merda. Dio Cristo. Medikit direttamente. Beh, è diverso. No, ma ero rosso più che altro, era inutile. Ah, però abbiamo preso sta chiave, ok. E vai. Questa che roba è. Dove caschi? No, no. C'è una porta in fondo, la porta è chiusa a chiave. Ma questo è il soffitto. Oh no. Sembra il soffitto, c'è il club, c'è il parco. Eh sì. Oh. Let's go. Ma è al contrario. È al contrario, sì. È letteralmente un soffitto. Sì, sì, mm-hmm. Sì, sì. Da cosa veniva quel codice? No, da niente, semplicemente dall'usura dei tasti. Ragazzi, che bello vedervi crescere. 1200, bella lì. Sono stracontento. Cos'era? Già. Ma Eddie? Già. Killing a person ain't no big deal. Cosa? Just put the gun to their head. Pow. Ah, oh. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Ma come? Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy. He had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too! Eddie? I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? Così, ok. Dunque, Eddie qui ci viene presentato in maniera molto più aggressiva rispetto a quanto abbiamo visto precedentemente. Ah, sì. Eddie confessa quindi di aver effettivamente ucciso qualcuno, ma anche di essere convinto che quel qualcuno se lo meritasse. Quindi, volendo ripescare i discorsi che gli abbiamo già sentito fare, lui scappa dalla polizia, la polizia non avrebbe compreso le sue motivazioni, probabilmente attengono al perché la vittima in realtà se lo meritasse. Sì, se lo meritava perché lo bullizzava. Perché con lo sguardo. Bullizzava con lo sguardo. E peraltro lui dice: uccidere è facile, no? È veramente facile. Sì, sì, no? Basta puntare la pistola. Basta una pistolettata. E peraltro, sì, se lo merita, va bene. Il concetto è anche un po' quello, no? Se, mm-hmm. se la vittima merita di morire perché ti fa stare male, e allora è tutto a posto. Non puoi accusarmi di uccidere qualcuno. E qui c'è un bel morto. E quindi qui avremmo visto la parte violenta di Eddie che ci mancava quando io stavo cercando di trovare un parallelismo con i tre pazienti. Bravissima, le tre cartelle brava, cliniche. Sì. È un cadavere, il corpo ha dei fori di proiettile. C'è un bel cucchiaio. Sembra... perché ci sono i vassoi, vedi, sembra... E infatti tutti mensa. Ti ricordavano le cartelle cliniche appena... Tu ne hai cominciato a parlare tutti quanti. Ah, la cartella clinica calza perfettamente. Vedi. Grazie, no. Jon Snow della Sub, ragazzi. Un menù là in fondo? Allora, sì, un menù. Ma senti, sembra una mensa. Ma io voglio leggere il menù.
Ti faccio leggere il menu, Azza, non c'è problema. Aspetta. Yeah. Ah, c'è un Salvino, aspetta, Rosalba, e poi ci siamo. No, è Salva. Ah, no, che se Salva, Rosalba è dopo, è vero. Ma è Salva o Salba? Salba, mi piace di più. Salba, Salpa. Salba. Salpa, Rosalba. No, appunto Rosalba. Comunque siamo in una prigione, adesso è confermato. Non quando risalviamo nello stesso punto, un ragazzo in chat aveva scritto mi raccomando risalva, ma l'autocorrect gli ha scritto mi raccomando Rosalba. E questa cosa ci ha fatto molto ridere. Scusate ragazzi, ho luttato tavola del maiale ingordo. Cosa? Ho luttato tavola del maiale ingordo, tavola di metallo con maiale ingordo disegnato su un lato, trovata nella sala nella sala da pranzo. È il mio guarda, sono io. Sono palesemente io con le pere. Sembra proprio delle pere. Ma è bellissimo. Tutti gli altri disegni erano un po' più disagio. Quello è bellissimo. Bene, direi che possiamo uscire da questo posto. Abbiamo lottato tutto. E seguiamo dove andava Eddie, perché tanto non ci stiamo lasciando nessun tipo di strada dietro. Già. Grazie Falcus, che sia buona per il settimo mese. Ragazzi, siamo quasi a 3450 sub. Ma che figata. Grazie okay. Davvero ragazzi, grazie. Jack Goblin, sia buona per il secondo mese. Grazie. Signori, ci siamo. Porta. Io conosco quella gonna. Ah no, ok. Mi era sembrata la gonna di qualcuno. Sì. Però hai lasciato la porta. Ma entra nella porta. Spero che non repoppi, capito? Scusami, voglio prendere queste munizioni. Ah, okay. Perché non ne abbiamo tantissime. Prima io ho shardato 30 proiettili sulle porco palle di cimici. Entro. No! Stiamo al lato. No, dai, no, dai, no. Lì la cella è aperta. Sì, quindi... vado. No, nel senso, attento che magari ti esce roba. Ush, c'è qualcuno? Perché è fatto apposta. Il level design è stupendo di questo, di questa prigione, perché non capisci se i passi sono effettivamente di persone. Attento, dentro la cella. Accanto. Oppure no? Bambola di cera. Ma che cos'è in questa cella? Ci sono dei libri sparsi per terra e sul letto. Magia nera dall'abisso. Resurrezione dei morti. Cronaca di Agrippa. Manoscritto degli anelli di ferro. Non credo che siano molto importanti. Ma no, a parte che rappresentano tutto il gioco. Che dice? Ci sono dei libri sparsi per terra sul retto. Sacrifici e sacrifici e l'arte di invocare i demoni. Il libro del profeta. La festa dei succubi. Gli angeli dannati della pietà e della grazia. Non credo che siano molto importanti. Il protagonista è totalmente cieco. Vabbè ragazzi, si tratta praticamente di libri esoterici che troviamo in giro, con tanto di cerchi, vedete? Questo è il simbolo peraltro della saga di Silent Hill. Non penso. Non che io ricordi. Cazzo! No, siamo in un posto speculare al corridoio che abbiamo visto prima, perché ci sono nuovi proiettili di sotto. Sì, sì. Sì, c'era una sorta di voce demoniaca in sottofondo, ragazzi. Ma davvero? Sì, sì. Grazie mano della sub, ragazzi. Alle porte dei 3450. Che cazzo fai? Hai notato la porta sotto? Oh, non l'ho vista. È qua sulla sinistra. Grazie. Ma che fanculo. Cartucce per carabina, che non abbiamo ancora trovato. Qui ci sono dei vestiti macchiati di sangue. Ah. Si sente anche ben gocciolare.
devo dire. Beh, però puoi passare dall'altra parte, sono due porte, vedi? Sì, sì, ho visto. Stavo solo controllando di non perdermi nulla. Chiusa. Ok. No, ma perché continuano a repoppare, Cristo? No, ma qua non ci sei mai stato. No, lo so. Ah, ah no, giusto. Madonna. Vuoi crepare, Cristo? Oh. In fondo. Aspetta, c'erano dei proiettili, se ho visto bene. No, li ho già presi. Ah, li ho già presi? Cioè, a meno che non fossero per terra, quelli sulla scrivania li ho già aperti. Serratura rotta. Oh. Madonna. Ah, qui c'è una porta. Sto suono è veramente. Sì. Anzi, ho abbastanza i brividini. Bambola di cera scolpita, era nella cella. Ok. Poi abbiamo la tavola dell'oppressore. Tavola di metallo con l'oppressore disegnato su un lato, trovata in una cella. Quindi ci sono delle riviste. Vi confermo. Altro abbiamo un tizio che porta una croce. Angeli. Penso che sia la via Crucis. Sì, la via Crucis. Perché lo sto frustando alla fine. Vabbè, ragazzi, ricordatevi che ci hanno descritto più volte come un purgatorio questo posto, eh. Quindi la via Crucis si ben sposerebbe. Vediamo. No. Ah. Ti sei chiuso dentro. Buono. Si è riaperta, va bene così. Ho messo il codice 375. Ragazzi, la radio si sta attivando, come potete notare, ma non c'è niente. Qua. C'è questa cazzo di voce che continua a parlare. Presente persone ad una recita. Sono delle persone che ballano e altre che suonano, come potete vedere. E il pubblico, una danza e nelle retrovie un sassofono, un direttore di orchestra, un chitarrista. 436 persone. Ricordiamo il numero 436, sarà prezioso. Uomo che brucia, e direi insieme a una casa. Uomo che brucia. Ok. Non abbiamo controllato però. What? Ah, giusto, giusto. Dicevo, non abbiamo controllato di là. Cioè qui. Giusto? Perché ho la cazzo, la doppietta in mano. Non l'ha presa bene il colpo di doppietta lui. Dicevo, non abbiamo controllato nella prima sala delle celle, no. Delle celle, che è qui, no? Sotto. Ah, sotto? Se si potesse entrare o meno, e voglio farlo. Giusto, sotto e poi a sinistra. Qui. Giusto? No. No, no. No, ancora sotto. O a destra direttamente. Qui. Sì, sì, qui, qui.
No? No, questo è un posto dove non siamo mai stati. È ancora più sotto. Adesso, adesso. Ok. Niente. Ma devi stare tanto che le voci sono sì, sì. E dice voce. Stavo provando a premere A però. Ok. Ok, top. Non si apre neanche. Ok, non c'era niente. Possiamo tornare indietro. Dovevo controllare per... Dobbiamo controllare. Volevo controllare per sicurezza. Ok, allora prima di salire scendi un attimo. Sì. Lo sapevo io. Non importa, ce la teniamo un attimo. Sta ferita. Cara cara. Perfetto. Un altro? È sempre lui. No, 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 devi diventare conto. Ok. Ora. Ah no, scusami, mi sta confondendo. Grazie Vender Mac continua. Che sia buona. Ah, continua sul rispetto sì, prima. Sì, sì, sì. Grazie, ciao Sadio, ti si vuole bene. Vi voglio bene anch'io. 3450 sub, ragazzi, grazie davvero. È questa porta qua. Ok. Per le altre prigioni. Sì, dove eravamo prima? Dove perfetto, prima? Perché dobbiamo andare in fondo adesso. C'era un'altra ma porta ancora. Ma quindi lo spazio, lo spiazzo che abbiamo. Lo vediamo dopo ancora. Ok, ok. Ora volevo vedere se qui. Sì, sì. Adesso è aperto. Quindi è una scorciatoia. Quando dicono adesso è aperto è perché hai sbloccato una porta che precedentemente era chiusa. Oh mio dio. Sicuro di non voler recuperare mo' quello spiazzo? Potremmo farlo. Solo per evitare di doversi ricordare a memoria come arrivarci, tutto qua. Perché naturalmente non abbiamo mappa. C'è un accendino di là comunque. Sì. Andiamo allo spazio, allo spiazzo? Io andrei. Dici poi se no non sappiamo come tornarci? Capito. Cioè adesso è semplice, devi farti il corridoio in giù. E poi una volta che esci dalla porta praticamente andare nella porta che hai di fronte. Sì. Ci sto. Attento perché sarà repuppata roba. Su questo lato non ho giù. Su questo lato qua c'è una porta doppia maniglia. Eccola. Angela che fine ha fatto? Non l'abbiamo mai trovata. Cioè mai più trovata. Ma che posto grande è? Ecco, una cosa del genere, te ne sei claustrofobico, non ti fa venire l'agorafobia? No. Mi fa stare a tranquillo. Me troppo. Ma è un patibolo. Ragazzi, lo sentite anche voi? Grazie a The Midnor. Lui che ansima? No. Sono i posti dove c'erano i tipi prima. È un patibolo, è veramente un patibolo. Con tre cappi. Ragazzi, c'è qualcosa. Mi sono fatto male. Non ti senti espostissimo? Okay. C'è qualcosa qua. Comunque c'è un patibolo con tre cappi. E qua? Ah. Dei piramide testa. Con le lance. E ti offro sangue per riparare i tre peccati. Ah, scritto sono sul le... dipinto. Sono dietro al dipinto cose che dobbiamo mettere. Ci sono tre impronte quadrate. Ok. Tre cappi, quindi tre peccatori. 4, 3, 6. Ah, fammi vedere le lastre. Maiale ingordo. L'altra. L'oppressore. Intanto andiamo a prenderci l'ultima lastra, che dite? Sì, sì. Sì, sì. Tanto che c'era tipo subito fuori. E no, non è la, non è la porta no. Che ti serve, è quella più su. Ah, devi giusto. Superarla. La porta che ti serve è a sinistra, ma è più su. Quella che la devo fare. E non importa, andiamo vai, a dritto. È quella, 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 quella. Ah. Passata. Quella? Sì, questa, questa. Black Raven, sono d'accordo con te. Questo gioco è in grado di angosciarti anche al settimo playthrough. È fuori di testa.
fuori di testa, ragazzi, sto gioco è fuori di testa. E grazie per viverlo insieme a me, mi state dando una gioia gigantesca, oltre alle 3451 sub, record per questo canale. Posso chiederti di farmi vedere la tavoletta? Stavo cercando anche io i numeri, ma non li ho trovati. No, quella dell'oppressore, l'altra, scusami. Dicono che c'è il 6, ma dove? Nelle palline, sono 5. No, sono 6. Ma una non è uguale. Una è diversa, cioè sono 5 palline e una sorta di... Qui c'è un 3. Sulla seduta. Sulla seduta vedo 3. Ma più che quello li vedrei accanto all'occhio. Sì, anche accanto all'occhio. Con le mani fanno un 6. Grazie a Ebony. Come li vedi con le mani fanno un 6? Grazie Ebony per la sub, grazie mille. Nell'orecchio. Nell'orecchio vedete un 6? Dove lo vedete l'orecchio, il 6? Vabbè, intanto prendiamo, ragazzi, la terza lastra, poi ci ragioniamo. Ora dove siamo? Ero molto curioso. Possiamo vederlo dopo, perché secondo me non è utile in questo momento farci le seghe mentali sui numeri. Questa qua? Non l'abbiamo ancora vista. Beh, let's go. Ok. Beh, parti da destra. Da questa. Sì, esatto. Rotta. Posto, mi piace. Qui? E da dove vieni? Ah. Ragazzi, io sono veramente forte. Tranquillo, tranquillo, aiutiamo noi. Ora è esattamente di fronte a te, fantastico, bellissimo. Vai. A posto? Dall'altra parte. Bellissimo. Ho un accendino. Possiamo accendere la bambola di fiera. Bravi. Aspetta, esatto, girati così, quella porta a sinistra. Ok, e ora quelle ultime due, no, già fatta questa. Quelle ultime due in fondo. Ok, bagni. Sì. Bussa alla porta. Esatto. Beh, effettivamente è chiusa con il segnale di occupato, però... È il bagno delle femmine. C'era il bagno delle femmine. C'è il bagno dei maschi. Bello. E proprio davanti all'orinatoio, ragazzi, ragioniamo sulla nostra esistenza. Oh, gaga. Concordo sul meno male che non risponde nessuno. Occupato. Infatti, qua l'ultima porta che davanti è la destra. Torno solo nel libro. Hai saltato quella porta là. Sarà chiusa. No, no. C'è. No, come no? Terzo colpo. No, a volte quattro. Ok, bottiglietta, tattica. Altra bottiglietta. Quanta roba. Hai due porte qua. Sì. Vedi perché non lo potevamo fare alle 6 di mattina? Non l'ho mai vista prima, probabilmente si tratta di una pubblicazione locale. C'è una rivista, ragazzi. Lago di Toluca, l'attrazione turistica principale della città. Questo bellissimo lago limpido ha anche un'altra facciata. Può sembrare una delle tante storie di fantasmi tipica delle vecchie città, ma in questo caso la leggenda è vera. Un giorno di nebbia nel lontano 1918, quindi siamo circa 100 anni dopo l'incidente della peste, la Little Baroness, una nave carica di turisti, non fece ritorno in porto. Un articolo di giornale di allora dice semplicemente è probabilmente affondata per qualche ragione. A dispetto di assidue ricerche da parte della polizia, fino ad oggi non è stato rinvenuto neanche un frammento della nave o uno dei 14 corpi dei passeggeri o dell'equipaggio. Quindi abbiamo... Ah, ok. Nel 1939 è avvenuto un episodio ancora più strano. Molte pagine sono state strappate. Molte salme riposano in fondo a questo lago. Ricorderete le 67 salme? 67, sì, dei malati. Le loro mani scheletrite si allungano verso le barche che gli passano sopra. Forse cercano i loro compagni.
Allora, però aspetta, perché questo del 39 parla di compagni, mm-hmm. e quindi mi aspetto che parli di marinai, e quindi mm-hmm. non mi aspetto che parli dei malati, mm-hmm. quindi per la percezione che io ho in questo momento ci sono tre distinti... incidenti. Sì. La peste. Di morti, quindi i 70 e più malati, mm-hmm. i 14 che sono naufragati e basta, mm-hmm. e non si sa quanti... marinai affondati, sì. qua nel 39. Quindi diciamo che se volessimo raccontare tre principali topic, ok, di questo gioco ricorrenti, sì. non sbaglieremmo a dire che sono il sesso, mm-hmm. l'omicidio. Lo abbiamo trovato in Eddie, lo abbiamo trovato nei giornali, nella storia del tizio che si è ficcato il cucchiaio in gola dopo aver ucciso. E affondare. Tanti affondano. Mm-hmm. Tanti affondano nelle profondità del lago. Ma non solo, cioè andare in basso... A parte che è tutto 4 la malattia. Motif, è tutto il leitmotiv di questo dungeon, sì. perché noi siamo entrati in un buco. Siamo entrati poi in un altro buco, mm-hmm, tra virgolette, mm-hmm, siamo mm-hmm. caduti in un altro corridoio. Pozzo. Esatto, quindi mm-hmm. andare verso il basso è anche lì un'altra giusto, costante. Giusto. Non necessariamente. Qualcuno giustamente parla addirittura della depressione, effettivamente potrebbe in parte essere, no, una citazione di questo costante andare sempre più giù, vedere sempre più nero, sempre più buio, sempre più scuro, sempre più a fondo. Un giorno di nebbia, beh, questo l'avevamo già letto. Allora, quella è una porta che devi aprire, ma ce n'è un'altra anche all'inizio. Ok, all'entrata. Preferisci questa? Questa, sì. Fantastico, bravissima. Ma almeno ti devi pensare. No, 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 invece no, bravissima, no. Era serio. Cioè, ero onesto, bravissima, perché almeno abbiamo trovato subito quella che è sbagliata. Cartucce. Ah, la carabina, finalmente. Oh... Non ne abbiamo tantissime. Voglio solo vedere quante ne abbiamo. Pochissime. Di doppietta ne abbiamo un bel po'. Ne abbiamo più di pistola addirittura. C'è più di quelle della pistola. Ma la pistola è più preziosa, perché carabina e fucile vanno utilizzati per dopo. Ok, mo torniamo indietro. Sì. Cioè qua è un cul-de-sac, come si suol dire. È un sacco di culo. Esatto, un sacco di culo. Ah, intanto possiamo fare una cosa che mi... Cosa ci troviamo dentro? Grazie a Gelb95 che si abbona per il nono mese. Non te lo va a fare, dice, non lo puoi usare qui. Ok. Ah, rip. Ti dice sembra che tu non lo possa usare qui. Secondo me la devi accendere in un punto specifico. O magari serve un terzo elemento. Allora, dobbiamo andare avanti di qua. Avanti, sì. Ok. C'è una botola. Mm-hmm. C'è un portello per terra, ma non riesco ad aprirlo. C'è rimasta un'impronta dove un tempo probabilmente c'era un manico. Quindi ci serve anche un manico. Bene. Direi due porte. Aspetta, tre. Altra. Porte. È l'inferriato. Vabbè, fai. You tell me. Qui devo? Ma... No, l'hai già provata, è chiusa. Ah, ok. Qui? Quella. Ok. Qui? Pronte. Okay. Ok, vado dietro. Di qua. No, qua non puoi fare un cazzo. E allora solo dritto. La grata, sì. No, neanche. Rotta. No, aspetta. Rotta, tutto rotto. Sì, non c'è. E peraltro non si apriranno mai perché sono rotte. Quindi letteralmente questo è un vicolo cieco con solo la botola. Okay. Il cui manico non lo abbiamo. No, quindi dobbiamo tornare indietro. Riesci solo col piede di porco? Proviamo a farlo davanti all'uomo che brucia. Davanti all'uomo che brucia? Mm-hmm. Come vuol dire? Il quadro dell'uomo che brucia?
Ma qual è il quadro che brucia? Abbiamo trovato due quadri, 436 persone e uomo che brucia si chiamava il quadro. Ah, è vero. Ah, perché era, non era un uomo che brucia, ma un edificio, sì, ok. Mm-hmm. Ok, va bene, allora... Ci manca qualcos'altro qui, no? Le porte le abbiamo trovate tutte. Ecco. E allora, ragazzi, se non ricordo male, la terza lastra è nella bambola di cera, o c'è il manico per entrare nel... Ah beh, sì, sicuramente qualcosa c'è, quello ci arrivavo anche io. Devi tornare indietro. Mm-hmm. La porta che ti serve è sulla sinistra. La prima non porta che trovi qua. Eccola. Questa. È nella seconda, nel secondo giro di prigioni. Sì, esatto. L'unico in cui potevi entrare nelle celle. Qui ci siamo stati? Ok, no. Quindi da qua. Oh mio Dio, non l'avevamo vista. Ah, cazzo. Ah, minchia, la mappa! Ah. Porca puttana! Ah. Ah, bellissimo comunque questo gioco che ti mette la mappa a fanculo proprio. Sono la lavagna che ci sta. Nothing. Ok, cazzo, fammi oh, grazie a Dio. Questa cosa. Benvenuti alla mappa, ragazzi. La apprezzo molto. Grazie che si è salvato le cose. Ah, ok, fantastico. Qui c'è il cappietto. Bellissimo. Ok. Sì. Ragioniamo un secondo. B1F non l'abbiamo mai visto. Teoricamente tu devi andare qua. Peraltro ci manca una... A occhio. Cella? Ci mancano tre celle qua. Ma ci mancano semplicemente non le segna rosse, perché non niente è segnato rosso. No, secondo me... Non è... A occhio devi andare lì, secondo me. Sì. Quindi scendi e devi prendere una porta che ti trovi sul lato destro. Mm-hmm. È vero, B1F potrebbe essere la botola. Quella porta no. Let's go. E invece no. Allora aspetta, ma quindi questo è il posto in cui non potevamo aprire le celle. Prova un attimo ad andare in quelle che ti segnano sono quelle quei mostri. Forse li devo ammazzare. Io non credo. A parte dice non riesco a aprirla. E quelle altre? Anche quello non riesco a aprirla? Che strano. No, comunque sarei dove sbagliato. Scusami, a sto punto ci riprovo per l'ennesima volta. Niente. Ok. Qui abbiamo sprecato un po' di proiettili, però worth it. C'era una porta che non hai visto. Di che cosa parlate? Su questo lato forse. Non capisco se. No. No, qui, infatti, qui. Qui. La porta l'hai superata nel corridoio. Ma nel corridoio non mi sembrava ci fossero porte che non abbiamo visto, raga. Che altro ne abbiamo saltato perché c'è. No, 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 mi fido di voi. Non lo so, fammi vedere. Mm-hmm. Beh, sì, è vero. Però non è... Ah, sì. Ok, controllo. È vero. È vero, manca una porta. Questa. A destra. A destra? Mm-hmm. No, era qui. Ah, sì, anche a destra. Cioè, minchia, quindi abbiamo saltato tutte e due queste. Ah, ush, baby, qui c'è un botto di roba. Che palle. È rotta o non riesco a aprirla? Non riesco a aprire. Okay. Terza lastra, ragazzi. La seduttrice. Ce l'hai in faccia. Non l'avevo visto. Vi giuro che era nascosto dalle... Sì, si confondeva molto bene. È fatto apposta.
Lavandino accesso. Essenziale. Dopo ragioniamo sulle lastre, ragazzi. Finiamo okay. L'esplorazione. In teoria non puoi far più niente in questa mm-hmm. zona, però. Eh sì. Infatti. A posto. E quindi dobbiamo andare nell'altro corridoio. Sì, proviamo a bruciare. Allora, no, fermo. Mappa. Scusa, ho sbagliato tasto. Tranquillo. Ce l'ho. Ok, questo è il corridoio dove dobbiamo sì. arrivare. Sì. In teoria. I feed you. Abbiamo due opzioni, cioè o è quello o è il corridoio che è a sinistra. Proviamoli, tanto questo è qua. Allora. Ok. Qui non ci dovrebbero essere i mostri, quindi. No, in teoria no. Mi sembrava fosse vicino alla porta da cui sei entrato, comunque, la cella che ci serve. La cella con i dipinti? Sembrava sì. Ah, no, ma è un altro ancora questo. È un altro ancora? O ti ha richiuso le porte? Non penso. Allora no, ti ha richiuso le porte. Allora è in fondo all'altra parte, l'ultima là. Giù, verso sì, di sì, noi. Sì, sì, sì. Mi ricordavo che era una cella vicino a una porta. Eccola qua. Eccola, vedi. Proviamoci, sì, sì, giusto, avete ragione, devo salvare il prima possibile. Ah, ma questo non l'avevo visto questo? No. Ma è cambiato? Ragazzi, è cambiato. Donna in volo. Non era donna in volo, era uomo che brucia. Ma c'è ancora il quadro di uomo che brucia? Là in fondo. Qua. Ah, giusto. No, forse semplicemente non l'avevo. Allora non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto. Fai sta roba della. Sì. Ho aperto la mappa per sbaglio. Tranquillo. No. Allora non ricordo quando si possa fare, ma non è adesso. Sì, esatto, bravo Duilio. Sarà tipo suicidio, donna in volo. Tipo? Ah, già che siamo qua, provi nell'altra cella. Non è nell'altra cella dove abbiamo trovato questa bomba di sera. Nell'altra cella, quella in questo corridoio. Può essere? C'è da buttare lì e qua. Ah, qui? Forse no, no, non era in questa cella. No, no. È tutto uguale. Non guardo più. Ragazzi, andiamo a fare le lastre. È una stanza rituale. Ah, è vero! Nella stanza vero, con i pentacoli? È vero, nella stanza con i pentacoli. Che però è nell'altro giro delle celle? Io proverei l'altro del terzo corridoio. Traduci in dove devo andare? Qua. Ok. No, forse no. Dove cazzo sono così? Ah, da qua, eccolo qua. Quindi ah, ok. Esci. Ok, ok. Proviamoci. Più che altro sono curiosa di rivedere quel posto lì perché non riesco a ricollegarlo a niente. Abbiamo visto un sacco di roba, quindi voglio un attimino capire che posto era. Fanculo. Ah, ecco. Forse c'è un'altra porta. Sì. Forse quella. No. Ah, ok. Facciamo sta salvata, va? Ok, ok. Ok, questo è il posto del bagno. E poi andiamo a fare le lastre, fidatevi di me. Ma ci manca un corridoio di celle. Tutto in alto non lo abbiamo. Ma mi sa che non ci possiamo arrivare ancora. Però segnerebbe la porta bloccata. La segnerebbe con le rialte. Io mi gioco la salvata, ragazzi. Si può arrivare dallo stanzone del cappio. Sì. Facciamo una sua mappa. C'è un corridoio intero che dobbiamo guardare. Che è sopra? Però, cioè, no, niente, no, tutto... No, è tutto chiuso. È bloccata. È impossibile arrivarci. Ma adesso. Allora, perché lo segna? Però in teoria le cose con la righetta in questo modo non le puoi toccare e basta. Per sempre, sì. Però potremmo caderci. Vabbè, se andassimo più in alto. La mappa dell'edificio, poi tutti i segnetti se li fa il tipo. La mappa dell'edificio deve essere l'edificio completo.
Mm-hmm. Poi dove non ti fa. Manca una porta, scrivono. Dove? Vediamo. Dove la vedete la porta che manca? Mi riferisco a Aki the Wolf. No, no, nel corridoio in basso le abbiamo provate le celle, semplicemente non si possono raggiungere nel corridoio in basso. Oddio, questa strada qua. Ah no, aspetta, quella non l'abbiamo fatta. Questa strada qua. Sì. Allora, qua c'è tra l'altro la cella dove vogliamo provare a usare la candela, quindi facciamolo. Sì. Let's go. Che è questo? No, al contrario. Sì, no, sì? No, ci sei, devi andare qua. Okay. La porta che hai qua. Fuck. Ma un caffè? Sì, però voglio essere presente nella mappa, perdonami. Sì. È tipo la mia parte preferita di questo gioco. Ma io ti lascerei il joystick se non fosse che ci si caga solo. Grazie Nirt per i 3 mesi di sub. Vai, prima porta a sinistra che trovi. Allora, adesso cerchiamo la cella esoterica. Qua puoi entrare, mi sembra. No, però non mi torna. Ah, eccola. Qua puoi entrare e c'è un'altra già aperta in cui puoi entrare. Mm-hmm. Stai attento perché ti sputa. Sì, lo so. Era l'ultima. Eccola. Okay, provo a bruciarci qua. Sì. E quelle candele non le puoi accendere? Infatti io vorrei accendere le candele. Hai usato già l'accendino d'asta? Sì. No. Me la fa accendere. Niente. Vabbè. E allora nulla. Allora insisti, vai. Ora. Qui è giusto? Sì, è giustissimo, Entra e gira a destra. Ecco perché non l'abbiamo fatto. Perché? No. Non possiamo andare. Cioè. Oh. Bammeroli. Rotta. E amore, abbiamo le tre lastre. Ok, andiamo alle tre lastre. Perdonami, fammi vedere, mi sta veramente dando la stessa cosa. Continua a dire che mancano delle porte. Voglio capire quali porte mancano. Com'è? Chi l'ha scritto? Boh, lo leggo in continuazione. Mancano delle porte. Voglio capire quali porte mancano, vai. C'è un'altra porta che non abbiamo aperto. Ma almeno dite in alto a destra. No, dicono solo mancano delle porte, capito? Cioè proprio. Cioè o è questa. Ok. Nella zona centrale ce n'è una. Questa? Sì, quella. Ok, sì. Allora fai queste due porte qua, perché sennò diventa veramente. Ok. Vabbè, ma secondo me non c'è nessun problema, non è che è normale, è fatto apposta questo dungeon per farti missare le porte, è il senso del gioco. Sì, è sempre la solita spocchia che percepisco, mi dà un po' fastidio, però vabbè. Cioè, tra l'altro abbiamo esplorato praticamente il 70% di quello che abbiamo visto senza mappa, però vabbè, infatti, ma macilliamocela. Allora. Proviamo la prima, che è questa. Chiara? Oh, sì. Lo vuoi anche tu, Fra? No, grazie. Che cazzo buoni che sono. Ok, quindi questa non era una porta che mancava, no. Ma semplicemente una porta che non è una porta, almeno in questo mondo, mi permetto di dire. Quindi, questo 0. Adesso l'ultima sarebbe in basso a sinistra. Poi conveniamo tutti insieme che sarà il momento di usare le lastre. Niente, mi sparerà. Ok. Ok.
tutto giù. Let's go. Questa? Minchia, cioè, quindi siamo persi. Ah, ma no, ma non era. Sì, sì, dove è morto Gianni, però. Dove abbiamo provato l'altra. E quindi niente, era semplicemente una porta. Vabbè, però abbiamo fatto bene a provarla. Ok, ragazzi, adesso mi impongo io. Andiamo a fare le lastre, perché in questo gioco bisogna sbloccare le cose quando abbiamo tutti quanti gli ingredienti, altrimenti non funziona l'esplorazione. Dove dobbiamo tornare? Bisogna operare così, tutto a destra. Potrei fare anche il Rosalbello, che non si sa mai. Beh, giochi sì qua, perché no. No, no, ma figuratevi, ragazzi. Più che altro per avere tutta quanta la mappa pulita. Cioè, ormai abbiamo già visto tutto quello che almeno è attualmente disponibile. È che, avendo finito tanti Silent Hill, io mi lascio sempre guidare da... Manca solo una cosa da sbloccare, più che dalle porte chiuse o aperte. Perché essendo che si shifta di dimensioni, le mappe sono truffaldine e a volte segnalano cose che non esistono, che non ci sono. Ecco perché il mio modus operandi è leggermente differente. Ok. Ora tutto dritto. Bene. Vabbè, ci sta. Penso tu hai più fialette che pistole. Infatti, cioè, che proiettili. Ora sparo le fialette tra poco. Sono un cretino. No, l'ampolla no, per carità. Let's go con le lastrine. Allora, 4, 3, 6... Quindi in teoria la seduttrice è il primo. Allora, l'oppressore, maiale ingordo, la seduttrice. La parte della seduttrice. Assolutamente. La seduttrice ha la... quattro palline attaccate alla... Allora, alla quattro palline, quindi in teoria sarebbe quattro lei, quindi la prima, tre il maiale e sei. Ciao Gorsky. Quattro... Ah, ma l'ha messa lei da sola? Allora il 4-3-6 non è per questo. Allora il 6 era lei. O magari essendo un gioco giapponese. Le devi inserire. No. Potrebbe. No, è sempre andato in ordine di lettura orientale. Occidentale. No, o il 4 nell'oppressore sono le mani, perché sono due persone, quindi 4 mani. Che cazzo è? Top. Perché quando... li hai impiccati? Sì, c'è il rumore del... Ti offro sangue per riparare i tre peccati. Ti ha dato il sangue? Quando la tracchia fa crack crack. Cosa ci offri? Sali? Cioè, per quanto salire sul... Ci sono tre corde. Non è la cosa più... Però non è successo niente. No. Abbiamo solo sentito urlare. Però non le puoi riprendere, quindi non può essere un ordine sbagliato. Cioè no, necessariamente... giusto. Vuoi provare a controllare un attimo se ci sono altre porte? Grazie, Nemo. È vero, possiamo provare a bruciare la bambola. Ci provo. Cioè già che siamo sul patibolo. Certo. Grazie a Tony. Buonasera, sai, dovete recuperare la prima parte. Questo gioco mi sta intrigando molto. Ho intenzione di portare gli altri capitoli di questa saga. Probabilmente sì, ragazzi. Probabilmente sì. Allora, ci provo per l'ennesima volta con questa bambola, ma ragazzi, non ha un cazzo di senso, però siamo qui, quindi è un tentativo che tanto vale fare. Pare che stai facendo manovra. Non capisco niente, ragazzi, scusatemi. Il coltello per offrire il sangue, non credo.
No, no, ma lui ha fatto qualcosa. Che cazzo ho fatto? Sono caduto. Sono fatto male. Rompi lo specchio. Ti offro sangue per riparare i tre peccati. No, 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 ma ha sbloccato qualcosa, io, se non ricordo male. Ecco qua. Cosa? Ho un ferro di cavallo. Che possiamo usare come manico? Ok, ma perché? Chi cazzo l'ha messo? Adesso dobbiamo andare. Non qui. Dappertutto, ma non qua. No, allora sali e prendi la prossima. No, non abbiamo shiftato, ragazzi. Questa? Sì. Fatti il corridoione, passo all'altra parte. L'invidia? Che cos'era? L'ultimo peccato? La lussuria, immagino, la porta sopra. La gola, lussuria e? L'oppressore era? Boh, l'oppressore può essere ira? O l'ira, sì. In fondo, in fondo, in fondo. Qua. Ah no, qua. Esatto. No, no, sentono anche loro l'audio, ragazzi. Semplicemente lo sentono dalle casse. Quindi cose un po' più basse non si sentono. O superbi, è vero. Sì. No. Cazzo, ci devi fare un ferro di cavallo. Cosa ti dice? Combinarlo col ferro di cavallo. Ma cosa? Lo dicevo io che ne servivano tre. Lo dicevo io che ne servivano tre. Perché usi la cera per attaccare il ferro di cavallo. Pazzesco. Vabbè, mentre diciamo non ci sarebbe mai arrivata. Boh, ma io avrò cercato una guida all'epoca, se ricordo. Come fai? Come fai? Ragazzi, io ho dei grossi dubbi sulla fattibilità di questa cosa. Però, 200 IQ. La scienza dice no, la Silent Hill dice sì, va bene, sì. Ma no. Ok, we did it, bros. Perché lui è sempre in pose? Perché è un bell'uomo. Almeno a me piace. Ok. Rotta. Rotta. Controlla la mappa. Sei nel B1F? Sì, che siamo nel B1. Fantastico. Vabbè, qua fai da solo. Sì, sì, qui fai da solo. Quattro stanze, fra, ce la puoi fare, vai, fai da solo. Sì, sì. Ciao Shinzuke, che si parla secondo me. Ciao Saido, buonasera. Vi ringrazio davvero di cuore per tutto l'affetto e la positività che riuscite a trasmettere con le vostre live e i vostri video. Non mi stancherò mai della vostra compagnia. Continuate così, vi si vuole bene. Mua, e vi mando un bacino cuore. Sul palle proprio, Mua. Sul palle, ci sta, sul palle, in amicizia. Non ho detto niente. In amicizia. Che poi se ci pensi il palle ha un po' forma di cuore. Capito, c'è in amicizia, ma il palle. Il scroll. Commento fatto lei, io non so te. Ok. Piedi. Oh no, tantissimi piedi. Obitorio, bla bla bla. Si è appena mosso o è solo la mia immaginazione? Il cadavere emana un nauseabondo odore di carne putrefatta. Ma quelli sopra che sono in due? Già. C'è un pessimo odore che proviene. In tre? In tre. Birbanti. Birbanti è il commento migliore. Beh, quindi direi che un film è abbastanza. Anche se sali qua, dimmelo tu, ma non sono tipo quadrate le celle dell'obitorio? Sì. Cioè, a oblò, navali così mi sa un po'. Alla fine servono per... Vabbè, però non è... cioè, abbiamo visto che è una nave mischiata a una appunto, prigione. Appunto, dicevi? Cioè... Che mi ricordavano più che altro molto degli oblò e obitori, cioè quindi il mix tra i due, perché comunque negli obitori quello che importa è che ci siano dei lettini da mettere dentro. Poi se i buchi sono tondi o quadrati, l'importante è che ci entrino i lettini. Però non c'erano manco i lettini. Io non l'ho vista, quindi non lo so, però dicono scritta aggiuntiva sulla porta. E poi ci devono essere delle porte per chiudere, cioè dovrebbero essere più celle. Sì, beh sì, ovviamente, se no... Non... Scritta? Non mi ricordo, c'è una scritta qui? Dov'è la scritta? Non lo so, io ho letto, c'era una scritta, le porte di prima.
Le porte. Forse è la porta d'ingresso nella cella, nella camera mortuaria, cioè quella da cui venivi. Ecco qua. Dove avete visto le scritte, bimbi? Non l'ho visto. No. Una delle porte chiuse. Beh, però se è su una porta, le porte... Avvicinandomi alla porta sento l'odore di qualcosa di putrefatto che viene da dentro. Ah, ma questo intendevate. Ok. Sì, sì, sì. Lo dice di tutti, ragazzi, okay. Scusatemi. Ho skippato io perché me lo ricordavo, ma... colpa mia. Ma quanto stai scendendo? Facciamo del lancio. Stiamo andando piuttosto deep. Poi tenete in considerazione che prima abbiamo fatto le scale che erano belle profonde. Dove cazzo già sei? È un treno. Un po' tutto, pianti. Cos'è l'oro dei mezzi pubblici? Sembra il Larsen dei megafoni. È vero. Ma c'è un altro buco? Sì. Allora più giù, più giù, più giù. No, più giù. Sentito. Ma c'è un quadro? Sì. Nel basamento massimo stiamo scendendo. Lui è sempre più... ha le gambe sempre più distrutte. Sì, sì, cioè me lo sono messo io al fucile. Ma sembrava manco una porta. Ma hai la mappa di questo posto qua? Penso proprio. Prezioso medikit. L'ennesimo. No. Franco, no? No, dai, Franco. Yeah. Ancora più deep, ragazzi. Siamo nel basamentst basament. The basamest basament. The basest basament. Il basamento più basato. Il basato basamento massimo. Oh 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 oh. Vabbè, guarda la porta che non si sa mai. Cioè faccia la porta. Sì, sì, ma guarda io come aspetto. Guarda come do il benvenuto. Sono carico. Il basale, basamento basico, oserei dire. Made in Abyss, be like. Ora non puoi più salire. No. Ma è tipo l'ascensore di casa nostra. Sì. Minchia. Ma certo, cioè, ma certo. Pure proiettili e salva. Chissà cosa c'è dopo quella porta. Let's go. Secondo me c'è tipo grasso. Ma sapete che bello? No, raga, si è fatta una certa, io torno indietro. Vai. Ho risultato di arrampicarti per 7 buchi verticali. Siamo in una casa. Passetto. Il felpato. C'è altra gente. Oh, cazzo. Vabbè, ci sta. Basta, ok. C'era una porta di là? Cosa ti dice? Era strana, cioè sicuramente chiusa, però volevo rivederla io. È tipo chiusa col filo. Sì. Il filo mi blocca la strada. Cosa dice mappa? Mappa dice non abbiamo mappa.
Ah no, cosa? Perché abbiamo mappa di questo posto? Perché abbiamo mappa di questo posto? Beh, sembra che ha girato la mappa e la sta disegnando su. Sì, infatti sembra che la sta disegnando man mano che andiamo avanti. Okay. Beh, scoperto la carta e la penna. Grazie Gravier del Ride, gentilissimo. Benvenuti, benvenuti a tutti. Hey. Siamo a buon punto del finale di Silent Hill. Allora aspetta, aspetta, stai lasciando due corridoi, tre in realtà. La fine di questo, ok, quindi hai due doppio dip per scendere, gira. Attenzione, ci stanno accoltellando, ragazzi, usate Sigma difensivi. Di là, di là, di là. Combinalo con l'accendi. Ok. Dove preferite andare, Ultradip? Aspetta, 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 è ancora un altro corridoio. Vedi? Che non è disegnato in mappa. Disegnali tutti. Sinistra. Sì, esatto, esatto. Ok, ok. Adesso prendo la mappa completa. Come mai il nostro personaggio ricorda questo posto? Casa sua. Sì, ok, lo sappiamo, tu lo sai. Oh no. Ve li ricordate, sì, loro? È scary. I nostri amici. Ma che cazzo è? Ma è la roba del piramide testa! Ah, esatto! L'hai preso? E ho preso anche l'arma del piramide testa. Ma la puoi usare, eh? Gran è enorme l'arma bandita da piramide testa. Difficile da usare, ma letale. Si chiama davvero piramide testa? Minchia! Posso farti una domanda? Certo. Ma la stai brandendo nello stesso identico modo in cui la brandisce Piramide? Sì, ma proprio uguale. Sì, la sto brandendo nello stesso modo di Piramide Testa. Perché tu sei Piramide. Io ho un'altra idea, però non so se dicendola spoilerò qualcosa. Quindi vabbè, tu non lo conosci il gioco. Però conosci il 4, quindi... Esatto. È vero, conosci il 4. Bias di... Vabbè, aspettiamo. Quell'arma lì in questo momento non me la sento. Strano il fatto che la brandiamo nello stesso identico modo. No, Fedez, non penso che siamo proprio noi. Allegoria per Les, Lego. Fantastico. E io. Lego e... Da qui è l'altra. Sì. Facciamo prima tutto il girello, ragazzi. E dovrebbe essere finito. No, vabbè. Oh, oh. Che cazzo? Un pipino. No, un pipone, non un pipino. Oh, no! Cos'è? Cos'è? No, è il mio migliore amico. No! Hai scala, scala, scala. È piramide scala, testa. Scala, 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 scala. Impazzito. Guerra di spadina. Quei cosi hanno delle bocche. Ho sbagliato. Ragioniamoci. Mi ha colpito, sì. Stavo vedendo di sì. Cioè, decisamente sì. Vabbè, proviamo la terza cosa. L'altro scalone. Sì, è fatto in giro. Che era dove? Dell'altra parte, sì. Era a girare. Non importa, non importa. È simpatico. No! Fa ridere.
Gesù bambino amico. Metti la pistola del cuore. Che ci servono per dopo i proiettili della carabina. No, ma non le voglio ammazzare. Ah no, qua ci stava il cazzo. Ok, quindi tutto dritto. E poi a destra? Vai, vai, giro. Vai. Anche perché mi sa che piramide testa non. Non possiamo colpirlo adesso. Uè. No, piramide testa è una trascina, una mano, la usa. Sì. Ok. Ma c'è solo un piramide testa? E qua risbuchi. Sì. Qua risbuchi dietro il filo? No. Sì? Cos'è? No? Non sai, no. Cosa? Cos'è? È una testa. Una pietra. Puoi interagire in qualche modo? Sì. Il cubo di Giorgio. Ma la bocca della verità. Esatto. Quello che ci metti dentro la mano. Oh, cosa? Minchia. È tipo la versione Enhanced di Jamie Conte. E chi se lo ricorda cosa devo fare? Vabbè, ma dovrei trovare degli indizi. Cioè, sicuramente ci sarà una roba sul colore degli occhi, però... Mm-hmm. No, qua da dove venivi? Ah, sì? Sorry. Ma allora non è qui l'indiziame. Ma... Comincio a ricordare questo passaggio. C'è qua. C'è una scatoletta qua. No, no. Non è nulla questo. Andassero. Ok. Non abbiamo nessun indizio per fare sta cosa. A caso. No, 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 no. Però voglio un attimo ricordarmi una roba, quindi lasciatemi fare un attimo un secondo una cosa. Girano solo da un lato in realtà. Continua a girarsi sempre dallo stesso lato, vero? Semplicemente in una direzione che... Ah, tra l'altro non è sempre pure quella la direzione. Cioè scelgo io. Però puoi girarlo anche sì. in orizzontale? Cioè per... No. Non posso quindi ruotarlo. La faccia lì che è attaccata al perno rimarrà sempre lì. Non mi ricordo se lì piramide testa va affrontato oppure no, perché ci sono delle fight, come avete già potuto sperimentare nelle vecchie puntate, che richiedono il buttare giù il piramide testa e altre che non richiedono di farlo. No, per e voglio scendere giù dal piramide testa. Anche perché qui le abbiamo viste tutte le stanze, no? Anche qui sotto, dico. Sì, perché le due aperture sono le due scale. È morto Twitch? Lo dicono in tanti. Vedo solo Sidon in live. Stiamo sopravvivendo. Ragazzi, ci sentite? È morto Twitch, mi sa. Durante il caricamento dei canali, mi dice, se io provo ad aprire Twitch. Ah, però voi ci vedete. Quindi siamo l'unica live sopravvissuta di Twitch? Wow. Sì, guarda. Incredibile, ragazzi. Spettatori. Ragazzi, siamo gli unici. A me va. A posto. Ragazzi, noi ci siamo. Però adesso concentriamoci. No, questa non è una buona idea. Voglio ricordarmi se riesco a fare il giro e prenderlo alle spalle. Carabi.
Let's go. Carabi, carabi. Eccolo. Esche. Mi ha preso. In teoria, adesso è dall'altra parte. Che cazzo è? Fanno danno. Sì, sì, hanno una lingua nella bocca. Sta a morire, fantastico. Ma dov'è? È un po', ci metti un po' a fare il giro, eh. Cioè, non ti aspettare che il tempo di corrido, cioè, due volte lo prendi. Eccolo! Ma che cazzo! Sapete che non penso che si possa ammazzare. Perché lui con la spear ci prende. E io non so se siamo online, perché vedo la chat ferma immobile. No. Facciamoci approcciare da lui in un percorso il più dritto possibile. Tipo qua. Sperando che non ci arrivi alle spalle. Ecco, da qui mi prendono. No, no. Non era lui. E se aspettiamo così qua? Non lo vedo neanche arrivare e mi ammazza, vero? No, basta. Via. In teoria. Nel pratico non capisco proprio. Eccolo, 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 attento. Ok. Ok. No, rimbalzano i proiettili. Basta, basta. Grazie nonna Balorda per la sub. No, dove cazzo vado? Non capisco niente, non capisco. Ho aperto la mappa come un coglione, scusate. Sto sprecando tutte le cure appresso a sto coglione. Con la spada. Con la spada? Sono andata. Ci metto 40 minuti. Però Zelda, se ti danno una roba devi usarla. Tanta di colpo. Minchia, quanto va avanti. Vai. Bella lì. Ora che abbiamo scoperto che Dio Cristo portala via. Ti prego. Non lo so. Ufficialmente non lo so. Ok. La chat da PC è morta, sono a telefono. Ah, ok, perché vi vedo scrivere poco, infatti, non è normale. Ragazzi, mi sta distraendo sta cosa di Twitch crashato perché sto continuamente guardando se siamo crashati. Proviamo a recidere i fili con la lama. Ah, è vero, ho la spada. È vero, non ci ho pensato. Se li trovo, ovviamente. Tranquillo, va a sinistra. Ancora a sinistra. C'hai ragione. Comunque sono abbastanza certo che allora il piramide testa lì non vada ghillato. Ma che fandoni. Che fandoni. Ma. Zero proprio. Non ha senso. Ok, perfetto, ora vi funziona, fantastico. Beh, il coltello di Angela. Neanche. Coltello di Angela so a cosa serva e non... Cioè, me lo ricordo e non è qui. Brucia i fili.
Non abbiamo più l'accendino. Non abbiamo più l'accendino, no? Non mi ricordo cosa cazzo bisogna fare. Attenzione perché c'è ancora uno stronzo pubblico. Non ho capito? Quello. Se i miei piedi funzionassero. Fra. No, guarda. Niente. Ci sarà un indizio sul come ruotare la testa che ci siamo persi? Oggetti che ci... No. Nessun oggetto ci sta... Dio Cristo, ma... Sto tizio repoppa in tutte le forme e salse proprio, eh. Ah, sì. Sempre lo prendo. Non sono soddisfatto, rimborso. Esci. Esco, vediamo cosa c'è fuori. Un ascensore. Quasi ti direi di ricaricare il salvataggio. Per qual motivo? Per recuperare la quantità enorme di roba che hai usato. Vabbè, non è lo spirito del survival. Vabbè. Tornato tutto, sistemato tutto, sono contento. Allora, la strada dei fili non la segna con la zebrinatura rossa, la segna come una porta. Quindi in teoria forse la possiamo sbloccare. No, no, ma sicuro la possiamo. Hai provato con il bonk, il legno. Bonk. Boh, ha funzionato su mattoni dove non hanno funzionato una carabina e una pistola, quindi... No, raga, tre scale, ne scese solo due, sono collegate, palese, però se vuoi fallo, prova. Cosa? Scendi le altre scale, mo, allora, praticamente, vai... No, scusate, devo fare per forza il vicolo cieco io, se no mi sento male. Vado dove? Di là. Ok. Credo, non lo so, stai girando troppo, perso l'orientamento. Ok. Ok, no, sei all'inizio, allora vai. Di qua? Prende dove stai arrivando, adesso prendi a sinistra. No, la spada... Sempre sulle stronze. Allora... Ora vai a destra. Tu prima hai preso la scala a sinistra, sì. Prendi quella a destra. Ma sono uguali, sono la... Pur secondo me. E infatti è la stessa, lo stesso posto. E quindi abbiamo dimostrato l'ovvio. Adesso okay. Torna su, così non fai ammazzare più a destra. Bella lì. E la stanza di sotto ci siamo stati, è quella dove ha preso la spada. Però secondo me allora ci sfugge qualcosa sul cubo. Perché piramide testa non gli si può fare assolutamente nulla, secondo me. Vuoi andare nella cosa? No. Nel dal cubo? Io proverei non altri è lì. Oggetti qua. Giusto per... Ma non ne abbiamo, Azza. Io Cristo, questo posto qui lo odio. Tranquillo. Adesso vai a destra. Voglio scendere nella stanza del cubo. Ci sta sfuggendo qualcosa sul cubo. Ma la scala... puoi guardare dove sei arrivato? Dove sei arrivato? Yes. Perché di fronte c'è un'altra scala, quindi in teoria dovresti vederla anche da qua. Di fronte c'è un'altra... Sali. Di fronte c'è un'altra scala. Ah! Boh. Anche secondo me il cubo a questo punto influenza qualcosa. Io infatti mi aspettavo fosse questa, però da qui siamo spuntati nel cubo. Infatti... Allora, adesso il cubo ha davanti, faccia, niente. Comunque, anche con mettere un quadro sul cubo, sembra che la faccia possa vedere lì. Quella scala è dove? Dove siamo arrivati? Ah, ok, questo è il... Allora, quando siamo entrati cosa guardava? Boh. Non ho più pari idea. Mi ricordo del verde, ma posso sbagliare. Ok. Era storto, se non mi ricordo male, era così. Non lo so. Ok, allora Ma infatti. Allora, io direi di guardare. Lo so. Allora, guardiamo blu. Adesso guardati. Cosa? Guarda, si è aperto. Sì. Ma va. Secondo me devi farli incontrare la porta in modo che le vedono le facce. Ma a caso proprio. Cos'è questa stanza dei matti dove li chiudevano?
per non farsi male. Che cos'è? Questo è metallo. Aspetta, ragazzi. La stanza è il cubo. La stanza è il cubo. Yes. Ok. Basta, tipo, buona. Dove? Sì. Dove? Deve essere orientata, perché no, la porta sarà sopra, sarà sul soffitto. Oppure quella che era chiusa. Così l'ho ruotata. Vabbè, ma fai tanti try, provatelo. Infatti qui c'erano le porte, ora non ci sono più. Cosa devo far convergere? Tutte le porte? Eh no, è che questa è la stanza che tu stai girando, no? Sì. Bisogna capire come fare in modo che ci sia... Aspetta un secondo, cioè, aspetta, rientra. Sì, rientro. Riesci a girare piano e a inquadrare in alto? No, non si può inquadrare in alto. Come te lo spiego? Lì sopra? Non si può. Non si può cambiare la visuale in questo gioco. Allora, sicuramente ci sarà una faccia di questo cubo che ci farà vedere almeno cosa dobbiamo porte. Se lo giro e basta, cosa succede? Boh, giralo. Se lo giro e basta, lui no. No, stai girando la porta. Stai girando tutta la stanza. Il punto è che devi far coincidere solo una all'entrata. No, ci sono tante entrate. Se la stanza devi riuscire a mettere e non c'è la porta. Il cubo in modo che abbia contemporaneamente una porta in questa. Ah, fantastico, a cazzo proprio, vai. Intelligenza 4 miliardi. Ragazzi, a caso, a casissimo, ma non mi ricordavo niente di questa parte. Ush. Ma tu hai questa è la parte che c'è nel primo trailer storico delle tre. Sono d'accordo, Maria, James. I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. È la dentatrice. Okay. Stay right there. I'll be there soon. È la dentatrice. Ok, ragazzi. Il tipo biondo era quel quadro brutto del ciccione con le pere? No, più che altro... È la tentatrice? No, lei è una donna che ha... Twitch rip di nuovo? Ma che palle. Che coglioni. Allora, Hai il sogno di una coltellata dove? Cosa? Non ho visto. Cosa? Uno dice, hai il sogno di una coltellata, dove? Non è un tatuaggio. Ah. Allora... Che cazzo abbiamo appena visto? Minchia, davvero. Lei ha letteralmente detto...
A parte che hanno usato il mi stai confondendo con qualcun altro di questo dialogo montato nel trailer, facendosi intendere nel trailer che lei gli stia chiedendo mi stai confondendo con qualcun altro, nel senso tua moglie è morta. Sì. E invece quando glielo chiede veramente con nel se gioco stessa. È se stessa. E lei gli dice, palesemente gli ricorda dei momenti che lui ha passato con la moglie, perché lui non capisce come cazzo faccia lei a ricordare, a sapere, a comprendere. Dopodiché lei gli rivela, ma tanto io se vuoi sono Mary, se vuoi sono Maria, fai quello che ti pare, l'importante è che tu ti renda conto che io sono vera. E peraltro questa Maria sembra non ricordare chi sia la vecchia Maria, tra virgolette, no? Sì, sì. Tra l'altro bellissimo che mentre stiamo facendo questa cosa anche qui si sta sminchiando la chat, c'era Quilava senza l'icona da mod, c'è un time shift anche qui dentro. E perché in cella? Perché siamo in una prigione tendenzialmente, però sì, perché è imprigionata? Grazie a Fabio che si abbona per il 29esimo mese insieme. Tua moglie era Maria o Mary? Mary. Ok, quindi lei a dire di certo non sono Mary. Sì. Ok, va bene. E non è malata, vabbè, in realtà anche Maria non sembrava malata all'inizio. Vuoi andare a destra? Come? A destra. Cioè c'è un muro? Ok, no. Niente.